grazie, grazie a tutti, grazie di questo applauso con cui accogliete il maestro Daniele Vitali. Benvenuti, signori. La mascherina! La mascherina! La mascherina! Ah, uno non può fare... Ci sta me dai qui? No, non ne voglio, scusate. Vengo da Milano. Scusate, vengo da Milano. Allora, cominciamo la serata che è lunga. Grazie per questo meraviglioso colpo d'occhio del quale possiamo godere noi da quassù. Ho un problema con la patta dei pantaloni, ve lo dico subito, è un problema del quale non volevo mettervi a parte, ma ogni tanto mi vedrete fare così. Pazienza, facete finta di niente, non fotografare mentre sto a me. Ok, allora la serata si chiama Culacchi, da Facebook ai giorni nostri. Dici, ma ti è un spettacolo con le cose che scrivi su Facebook? T'ha fatto, lo so. Io non volevo farla, poi mi hanno costretto degli amici a farla, l'ho fatta, è andata bene, mo io ve la propongo, speriamo che vi piaccia. La particolarità di questa sera è che mi accompagna il maestro Daniele Vitali, il quale, per scelta di entrambi, non sa, vabbè, mi ha chiesto un paio di fiate, però non sa quello che io leggerò. L'abbiamo fatto insieme una volta, ma eravamo a stozze, cioè, quindi non si ricorda Nancy, ma qui io. Oggi invece siamo sobri e questo potrebbe deporre al nostro... Mamma, sto scherzando, mamma mia, santo cielo. Però lui non sa davvero quello che farà, quindi tutto quello che vedrete è assolutamente improvvisato. Mi raccomando, facciamo così, io ti guardo, ogni tanto dico fermati oppure vai, vai, vai. No, no, va benissimo che tu ci sia. Allora, in che cosa consiste lo spettacolo? Consiste in questa carrellata di post che io ho scritto e che ho recuperato a partire dal 2017, che è l'anno nel quale ho cominciato a buttare giù così delle sciocchezze su Facebook. Non c'è nessuna buona ragione per la quale voi dobbiate starmi a sentire, però spero di riuscire a divertirvi e a lasciarvi con un pensiero, in qualche modo. La serata dovrebbe essere divertente. Quando vi va battete le mani, quando vi va ridete, se non vi piace prendetevela col maestro Vitali, che mi ha accompagnato male, ok? Lo vedrete sudare in scena perché ha dei problemi, diciamo, di intolleranza al vino, non bere. L'idea è sua di mettere formaggio, ogni tanto è capace che si alza e mi molla. È pieno. E qui ho già la collezione di bottiglie di alcol di questa sera. Se avete portato qualcosa per gli attori e per il musicista, me le date e io la cantina me la costruisco nel corso della serata. Va bene, è bello questo entusiasmo di questa sera. Cominciamo subito. Allora, lo spettacolo comincia con un pezzo. Allora, qui si alterneranno nel corso dello spettacolo pezzi lunghi a pezzi brevi. Quando dico pezzi lunghi intendo brani che più o meno durano un paio di minuti, quindi si sopravvive. Vi ovviamente consiglio di pazientare, lo spettacolo dura 3 ore, quindi il prezzo del vostro biglietto è abbondantemente ripagato. Il primo brano è un brano che si chiama Il diavolo e l'acqua santa. Io sciaguratamente nel corso della mia vita, avendo fatto tanti spettacoli teatrali, forse anche troppi, ho detto di sì una volta ad uno spettacolo in cui, che si chiamava, non mi ricordo neanche come, ma l'argomento era la Madonna di Fatima, una cosa del genere. Vabbè. Insomma, sta di fatto che prendo parte a questo spettacolo e, come spesso mi succede, dopo lo spettacolo io cerco un punto isolato nel quale stare per scaricare un po', non l'ansia, ma per stare per i fatti miei, tranquillo, a fumare la mia sigaretta. Questo significa improvvisare. Che quello si incastrano queste cose. Procedo lungo il corridoio con finto entusiasmo. Fine spettacolo in una chiesa di Oria. Si sente bene in fondo? Il mio consueto autismo mi consente. Evito i complimenti del post spettacolo, se si tratta di complimenti di circostanza, e odio le mie risposte con quel sorriso ebete
Sono pugnali con cui ogni volta mi trafiggo, mi farò curare, non c'è dubbio. E allora dissimulo e incedo verso il don, il sacerdote tonacato e arzillo, che sicuramente vuole complimentarsi per la mia performance. Vorrei dirgli la verità, io vorrei dirgli che mi basta che abbia applaudito sinceramente al termine dello spettacolo, che sono autistico, ho problemi di relazione, lasciami perdere. Però lui mi sorride con quei 12 denti che mi sembra gli siano rimasti in bocca, e io non posso tradire quel sorriso da buon tempone canuto, ricurvo su se stesso, eppure nella grazia di Dio. In fondo le gentilezze degli altri non vanno mai, mai, mai mortificate. Allora chissà se almeno lui mi sorprenderà con dei complimenti originali. Bravissimo, bravissimo, complimenti! Mi dice prima ancora di arrivare a stringermi la mano, ecco, lo sapevo. Complimenti originali, no. E poi mi stringe la mano, mi dà due baci. Ma lei ha studiato a qualche parte? Non è lo smarrimento grammaticale quello che mi sorprende, ma è un tanfo. Un immondo, inverecondo tanfo, un'abominevole esalazione pestilenziale, una palla infuocata di alito benefico come un bolo masticato male che mi si pianta nella bocca, nelle fauci e mi impedisce alcuna risposta, lasciandomi letteralmente a bocca aperta. Il mio esofago è come paralizzato, poi pulsa, incredulo e impreparato alla ricerca di ossigeno che impedisca la morte cellulare dei miei tessuti, ma il tanfo persiste, mi possiede, occupa l'intero canale gastrofonatorio ammantandolo e avvolgendolo della sua scia chimica, i miei polmoni si contraggono spastici, non voglio prendere altra aria, la glottide è in paralisi, il naso è pervaso dall'orezzo pestifero, mi assedia ed espugna la mente e il cuore. E come in quei sogni in cui sogniamo di essere morti e ci accorgiamo che il corpo davvero è in paralisi e non risponde ai nostri comandi, che la paura aumenta perché non riusciamo anche da svegli a muovere anche un solo dito, così io mi ritrovo a non più vivere, a nemmeno più definitivamente morire, a sperare che sia solamente un incubo e sopravviverti. In quegli istanti mi chiedo come può dal ghigno benevolo e pio del vegliardo stillare tanta puzza che lo Stige al confronto sembra acqua di Gio. Reprimo il conato di vomito, la dritta via era smarrita, e poi il genio improvviso uno starnuto e guardo al volo i camerini più in là. Oh sì, ecco, è come quei che con lena affannata, uscito fuor dal pelago, la riva si volge all'acqua perigliosa e guata, e io così do un'occhiata rapida al ministro di Dio e accenno un'urgenza medica. Padre, devo andare a tagliare un prepuzio, scusate, una fimosi, devo scappare. Ecco, sì, lo congedo blaterando ringraziamenti senza senso, quel poco che riesco ad articolare con la prima boccata di ossigeno e di libertà, mentre lui mefistofelico mi sorride e mi ricorda, ora che sono qui nello scriptorium, che noi tutti siamo un impasto venuto neanche tanto bene di cielo e di terra, di umano e di divino, di inferno e di paradiso. Però che cazzo, compa, e che cazzo è? Ti dico, medaglia degli santi, compa. Che piccola parolaccia, vi scandalizza? Vi turba? Ma proprio così, cose che diciamo tutti a casa, soltanto che poi quando le sentiamo a teatro tutti dicono, oh, papà, c'è il tuo cazzo. Cazzo, e c'è anche il suo vocabolario. Andate a leggere la parola. Allora, una parte dei miei post si svolge in quei luoghi che nella vita quotidiana noi frequentiamo un po' in maniera abituale, cioè la posta, il supermercato, che ne so, la palestra. Io vado in palestra, anche se lo nascondo benissimo. Non era una battuta, ora vabbè, ridete comunque. E questo che facciamo adesso è un post che è nato in palestra, ok? Quando andavo, la vedo entrare in sala, riflessa nello specchio che ho di fronte mentre cammino veloce su un tristissimo tapirulan. Ah. Lei però entra impettita, capello biondo laccato, modello casco di banane, imperturbabile scultura su un corpo per niente scultoreo, una milfona in età avanzata, bassa e tozza, maglietta fucsia scollata su un pantalone leopardato grigio topo, anelli alle mani, collana girogola che mi sento infuocare io veggia,
viso ricoperto da uno strato di concrezioni calcaree ben spalmate con lo fracasso de frambagature, altrove chiamato fondotinta, rossetto rosso mal abbinato al fucsia della maglietta. Che Iddio mi guardi, io ho ancora 15 minuti di camminata, non verrà certamente a mettersi accanto a me sull'unico tapiro là libero, no? Invece sì, a casa mi sa mannaggia tutto, va bene, ed ecco che appena mi è accanto, le mie narici cominciano ad impregnarsi di un odore particolare simile a quello, avete presente, dei cimiteri quando d'estate i fiori marciscono e quell'acquetta ristagna? È quella cosa del genere, quell'odore di garofani sfatti, membra sfatte che mi penetra il naso, il cervello, le cellule. In un attimo, nel tempo di uno squat e di un porca mignotta, si sommano i tanfi di tutti i fiori, di tutti i cimiteri del pianeta, i miei polmoni cedono, cerco aria, da capo la vista si appanna, perdo il ritmo della camminata, il cimitero mi chiama, io voglio accoppare la vecchia, si muove da un corpo, ma penso che saremmo inumati vicino anche lì al cimitero e sarò costretto ad ascoltare il suo profumo per tutta la vita eterna. E allora mi ricordo di chi sono e con uno scatto di orgoglio mi rivesto da questo sonno mortale e la guardo. Sto per dire alla signora, ma che cazzo di profumo da me su stamane? Ma lei mi precede, mi sorride, mi guarda con un occhio malizioso e mi dice: che puzza che c'è qua dentro stamattina, no? Di sudore, no? Mamma mia, meno male che siamo qua giocati, io invece ho messo il profumo. Signora, dico, se sente, ma moglielo, vaffanculo. Ufficio postale. Qui stiamo... Questo mi servirà dopo. Ufficio postale, cominciamo romantici. Immaginate la scena. Un romantico drammatico. Lei è bellissima, seduta lì su un sediolino dell'ufficio postale in attesa. Potrà avere 26-28 anni al massimo, minuta e gnocca nel fisico, volto da bambina mai cresciuta, che poi però, che donna che sei. Insomma, quel tipo di ragazza che potrebbe anche tendenzialmente ispirarmi qualcosa di più, insomma, attivarmi, ecco, insomma, quelle ragazze che, ok. Ma ormai mi cautelo, io ho un istinto pessimo, e allora resto distante. Resto dietro i miei occhiali scuri, ad aspettare che arrivi il suo turno, non mi siedo accanto, non ci parlo, niente cazzate, Marco. Quando si alzerà la vedrò in tutta la sua bellezza e poi si vedrà. Ed ecco, suona il segnale del prossimo cliente. Lei controlla il tabellone, poi il suo bigliettino e il suo turno. Si alza e la vedo. È come immaginavo. I capelli ricci scendono sulla sua spalla destra abbronzata, lunghi, scollatura importante, vestitino sbarazzino. Ma che cosa accade? Mi risveglia da questo tilt statico la voce dell'operatore postale, scocciato, che ripete il numero apparso poco prima sul tabellone. E sento in risposta al suo richiamo un... «Cita dai canza, può darsi capegno!» Ma chi può averlo detto? Chi ha squarciato il velo di sogno e telomeri turgidi, riportandomi così in basso sulla scala darwiniana? Proprio lei, essa stessa, quella piccola giunone di cui rimidavo le carni un attimo fa, io, intento a guardarle il culo, mi ero dimenticato del suo labiale. I suoi piedi alle 10:10 la portano cavallera verso lo sportello e aggiunge: «Gioca face cauto, di niente purutie!» E si ventola con i bollettini sotto l'ascella destra, dove tracolla una borsa nera spropositata. Mentre va, mi guarda con sguardo morbido, ammiccante, mi sorride. E ci mi sorridi, signorina, che qua mi ha smontato tutto. Lascia tutto, basta. E vabbè. Allora, ovviamente io... Vivo a Gagliano, ho vissuto per tantissimi anni a Taviano, adesso vivo a Racale, torno quando posso qui a Gagliano, ma soprattutto nelle occasioni in cui la famiglia si riunisce, Natale, in quelle occasioni.
E nel 2018 mi è capitato di dover andare a fare benzina presso... ho scelto la pompa di benzina più scrausa, dove ero sicuro che non sarebbe andato a fare carburante nessuno. Aggiunca, l'automatico era ancora, per dire, manco con gli euro. E dico, mo, faccio benzina qua, non bene, ci metti, con calma, poi rioccalzo, mangiamo, ecco qua. Ma come tutti quelli che si infrattano, che si sono infrattati, sanno, non c'è mai un posto ad un capo di stare tranquillo. Vedo dei sorrisi in sala, mi confermate che attirate parcheggi e dici, beh, a qua, dico un pochino. Poi, dopo un quarto d'ora, fari, dici, pazzo, no? Non dico niente di nuovo. Quindi si ricorre in quel caso a dei rimedi, cioè, no? Che non sto qui a dirvi. Ma la stella che rischiara il vostro cammino proprio oggi, nella notte di Natale, ha reso possibile col suo brillare che trovaste la mia stessa pompa. Presi dall'entusiasmo tipico delle feste, mi avete urlato gli auguri di Buon Natale affacciati al finestrino, col tuo freddo. E io ho voltato a vedere chi fosse ad urlare a quel modo, in quel luogo buio e desolato, scolavo l'ultimo euro e 50 fuori dal serbatoio. Dico, ma ci è, no? E fin qui poco male. Sì, perché avete fatto inversione, mi avete avvicinato, mi avete urlato festanti, Salvatore! Ehi, Salvatore! Tu non sei l'attore! Che ti abbiamo visto al concerto, poi le poesie che metti su Facebook, mi piscio di risi, grande Salvatore! Però mi chiamo Marco. Non Salvatore. Il Salvatore nasce fra qualche ora. Ma le qua se va sulla superstrada, Salvatore, che animo persi, non stacca più lezzi, stiamo ubriachi. Marco, mi chiamo Marco. Il Salvatore, non temete, vi accompagnerà. Andate, la stella che splende oggi, in questa santa notte di Natale, la cometa saprà senz'altro guidarvi attraverso la Galilea. Non arriverete sulla superstrada, ma sicuramente arriverete dove dico io. Buon Natale. Sempre Natale, dalla mia raccolta Ossi di Pollo. Raccolta poetica, eh? Vai tranquillo. Quelli che ti mandano WhatsApp. La mia carne martoriata. 5 dicembre, eh? Ora si accinge al peggio. Sa che l'attende col passar dei dì che verranno? Acuminato stuolo di immaginette e gif, come cazzo si chiama, Nate? Mandate su WhatsApp di cani benauguranti il Natale e gatti e renne e surgi gettati nella mischia dei gruppi a cazzo di cane. Questi stessi strali mi feriranno dal capo infino ai miei addobbati e sonanti gingilli, ormai di rosso vestiti. Così che il peggio, che ora è un ricordo, diventerà presto un lontano ricordo e sarà più peggiore del peggio, perché al peggio non v'è mai fine. E già avete iniziato, sconfinata divinità, a schiaffeggiarmi gli Zebedei con il Buon Natale oggi, che è il 5 di dicembre. E mancano 20 cazzo di giorni. Ma come vi salta in mente di mandarmi gli auguri di Buon Natale il 5 dicembre alle 8 del mane? La mia carne martoriata alle 8 del mane. La mia carne alle 8 del mane. La mia alle 8 del mane. Carne. Vi si chiama, attenzione, già, virgola, l'hostess. Tu hai preso un volo da poco, giusto? E a Milano è stato, comunque, non vorrei dire. Però, pare che per il momento sia silente il...
Parlo delle hostess sull'aereo. Aereo, volare. Volare. Voliamo, non so. Ma vogliamo parlare del senso di mortificazione e di inutilità che monta nell'animo delle hostess ogni di volo prima di ogni decollo? Quando spiegano ai passeggeri come potrebbero salvarsi la pelle e il velivolo non sia mai dovesse stampagnare su una montagna? Non le ascolta nessuno. Loro si impegnano a sorridere per contratto. Stiamo stampagnando. Signore, non si preoccupi, ma tutto. Loro sorridono già all'ingresso in aereo, all'ultimo gradino di quella scala esterna, quando tu entri con quell'inutile prenotazione in aereo e loro te la controllano inutilmente, come per dirti: ma è sicuro davvero che sta andando a Brindisi? 2 minuti fa ho fatto l'uccello, certo che sono sicuro, vediamo, è partati, ma ti piace, perché loro ti sorridono, ti trattano come se tu fossi un sultano del Kuwait. Le hostess sorridono anche quando i soliti 2 panzoni che sono entrati dalle scale sbagliate dentro l'aereo devono attraversare il corridoio e puntualmente se incastrene, perché uno deve andare dalla parte opposta e l'altro anche. Si guardano come per dire: come facciamo? E allora l'hostess arriva e dice: signore, passi prima lei, prego, entri. Poi il panzone passa, poi prego l'altro panzone, prego, si accomodi. E risolve il problema. Ma quando parte l'audio della voce registrata, quella che narra di come salvarsi il culo, quello è il momento clou. Loro prendono coraggio e arnesi, maschera, giubbino di salvataggio, cartuscelle varie e cominciano la coreografia. E le uscite di sicurezza è come respirare, e questo scena de qua, e questo chiana de dai, e la portella si apre così, e se stiamo ammarando non farti prendere dal panico, ma ci mancherebbe altro, non ci sei paura, noi siamo salentini, basta che andiamo lumare su, tanatamo, signori, non ti preoccupare. E mentre la voce registrata va, il corpo delle hostess balla, ma la faccia è solo una grande castima. Tutta una grande castima che vorrebbe dire: guardatemi, sta pazza cosa per voi, guardatemi. Perché nessuno le guarda? Nessuno guarda la dimostrazione perché tutti pensano a mandare gli ultimi messaggi su WhatsApp al loro amore, alla consorte, al fidanzato. Oppure tutti pensano a cancellare le chat extraconiugali. Perché il pensiero è: se l'aereo mai sia cade e io muoio, ma mi faccio nenzi, ma ci passa salva lo cellulare e mi vedono che era stronzo di più, pur de morto, ma non dire che era stronzo, meglio di no, cancelliamo tutto. Chiaro allora come stanno le cose? E loro, le hostess, se la scontano con la cappelliera, perché quando tutto è pronto e stiamo per partire, le cappelliere sono ancora rimaste aperte, tu sei lì che hai già messo la tua cintura e loro, mentre stai così per tranquillizzarti in attesa che l'aereo parta, la cappelliera, 27 infarti. E allora tu in quel momento ti ricordi che avresti fatto meglio a guardarle, le hostess, ed è in quel momento che dici: già l'hostess. Mia madre è in sala. Bottiglia di Ballantines superiore del 1970, invecchiato 48 anni, valore medio di mercato 100 euro, mia madre lo ha aperto per tirare su un polpettone. Fine. Non c'è bisogno. Quelle curte le zumpam. Vai su una pubblicità di un'auto. Della Mercedes in particolare. Fa scherzo. Ma non è colpa tua. Piove a dirotto, ci sta. Ci sta che passando col tuo Mercedes-Benz vetri oscurati classe A, tu, signora,
non ti accorga di me sulle strisce. Ma non è colpa tua, eh? Ci sta. Ci sta se non vedi la pozzanghera di 4 metri per 4 accanto alle strisce. Il diluvio è in corso, ma tu non puoi vederla. I tuoi vetri sono oscurati, il cielo è coperto, ci sta. Non è colpa tua. Ci sta. Ci sta che centrando in pieno la pozzanghera sollevi il Mar Rosso. E ci sta che grazie a Dio invece di me indacqui la vecchia pensionata che mi sta accanto sulle strisce, che ancora ci si scodola, ci sta. Ma non è colpa tua, no. Ma nemmeno del tuo Mercedes classe A, vetri oscurati. No, 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 ci sta. È chiaro a tutti che non è colpa tua, no. Ci sta, ci sta, non è colpa tua. Ci sta, non è colpa tua. È colpa di quella classe A di tua madre che ci stette. Stop. Questa è da immaginarlo. No, non è questo che mi serve. Mi serve una cosa tipo Nome della Rosa, capito? Una cosa thriller mi serve. Medievale. Medievale. Thriller medievale. Il famoso thriller medievale. Scherzi. Io ho tutti gli LP a casa. Vabbè, inventate una cosa. Ok. Però più lento, più suspense. Allora, questo pezzo si chiama Onanismo. Sappiamo cos'è l'onanismo? Ok, l'onanismo deriva da Onan, che nella Bibbia era, chi la sa meglio di me, ma tradotto in termine concreto, la compulsione all'autoerotismo maschile. Cioè si faceva delle... in continuazione, delle... ho chiarito il concetto? Conosciamo tutti gli effetti e quindi dovete... conoscete gli effetti, diciamo, dell'eccesso di autoerotismo? Diceva diventi, no? Bene, allora chiudete gli occhi e immaginate di essere me. 2 anni fa cominciai la lettura di questo interessante libro che ho terminato pochi giorni fa, giusto in tempo prima che gli effetti collaterali si facessero sentire, prima di perdere definitivamente l'uso della vista. Questo post, infatti, è dettato a voce da me ad un mio discepolo, amanuense anch'egli, che conserva l'uso parziale della vista, non avendo ancora ultimato la lettura del libro. Ora vi lascio. Ho da fare. Vengo subito. E allora facciamo una cosa, quando vi stancate me lo dite, ok? Mi raccomando, che se no poi mi incontrate in mezzo all'aria e mi dici di bello, però frate, mi ho te formato in chiudi. No, meglio che vi lasciamo con quel dolciastro, ora amarognolo, diciamo. Allora, ve ne faccio uno che mi è successo a Tricase. E sono qui, stamani, presso la Pia Fondazione di Culto e Religione Cardinal Giovanni Panico, che poi sarebbe l'ospedale di Tricase, a cui indirizzo mai indegna parola proferiranno le mie labbra nel chiaro timore che in un futuro, spero, il più lontano avvenire, nei di medico o divinità o anima dell'illustrissimo cardinale se ne possano rememorare e farmela scontare. Insomma, ero qui, dicevo, per accompagnare coloro che mi generarono, i miei genitori, per controlli vari ed eventuali. Madre agli occhi, padre al cuore. Niente di grave, al cardinal piacendo. Non racconterò di come il mio incauto maschio genitore, avendo nei giorni addietro errato nel mirare la lizzetta della prenotazione visite, abbia soltanto sbagliato di un anno la convocazione, che era per il 2019. Presentatosi a Dio alla visita, basito abbia lasciato tutti la dottoressa che aveva rilevato la svista fra un anno, in sé medesimo e me, che in quel momento notavo come il DNA e il karma siano le uniche certezze di nostra vita mortale. Vabbè, papà, succede, non ti preoccupare, dopo un chiamiamo su oculisti e una mamma e indrizziamo tutti i tuoi, perfetto. Ma io ancora ignoravo quello che la sorte aveva in serbo per me. Sì, perché tornando da lì a poco per aver fatto un ticket e per aver fumato sigaretta,
All'imboccare l'ingresso per entrare, tal giovane infermiera, ciacata e intenta a guardare il cellulare, nel sortire svolta così strettamente e velocemente in direzione ostinata e contraria alla mia, da stampagnarmi addosso a peso morto proprio sulla soglia. Un incidente dalle poco gravi conseguenze, se non per il fatto che, ossuta e spigolosa com'era, de tavola varia praticamente, lignea e piallata come nemmeno Pinocchio appena segato, mi conficca ginocchio, bacino, omero e zigomo nei rispettivi miei. Penetrata fino al midollo la Pinocchia e fratturatomi ben bene scompostamente, i miei muscoli la respingevano e la panza soprattutto, l'abdome in soltace, mezzo metro verso l'interno, salendo così sull'unghia di un'altra caremma sulla cinquantina, anch'essa al cellulare ed evidentemente uscita di casa questa mattina senza avere riposto e sfilato il manico di scopa su cui si era inavvertitamente seduta. Traballante come Ciuccio Menzulisoni, l'infermiera guardandomi in faccia finalmente mi dice, respirando dispneicamente, scusa, non te l'ha visto, mamma che corpo! Dico, non ti preoccupare signorina, per carità, un pronto soccorso sta qua, intanto lo sai, dai forte ci vuoi, non c'è problema, altrimenti ne vadimo sempre tutti a oculistica da Susu, tra picca ne damo appuntamento. Raccoglie il cellulare, guadagna l'uscita e io guardandola da dietro noto che sotto un bacino ondulante, degno di nota, si snodano due gambe al Diego Armando Maradona. Piccole, di acciaio convesso, tipo la stazione centrale di Milano. E allora mi è chiaro perché abbiamo stampagnato. Non era l'oculistica quella che ci serviva, ma a convergenza. Allora, ne facciamo... Mettiamo un celeste. Pseudonimo, se no va buono qualsiasi cosa. Allora, questo pezzo si chiama Mohammed. Mohammed vive qui a Gallipoli da non so quanti anni. Tanti, non so quanti. D'inverno lui ha un carretto con cui gira i paesi qua intorno, si ferma nei mercati di paese o nelle feste patronali, provando a vendere su pellettili e appesi a due staffe che si è costruito e montato da solo, con dedizione, parasole, plafoniere, bellissimi abiti provenienti dalla sua terra di origine, il Marocco. I pochi denti che ha in bocca non gli impediscono di sorridere mentre gli racconto di un progetto che io ho fatto contro il razzismo qualche mese fa e gli dico, guarda, se ti avessi conosciuto prima ti avrei invitato a cucinare le pietanze del tuo paese. E lui mi risponde che sì, so cucinare bene, però la prossima che fai io vengo e cucino senza problemi, cucino per tutti. Poi mentre parliamo mi dice che d'estate cambia qualcosa nel suo lavoro. Sempre lo stesso carretto, però se ne va in giro sui lidi del litorale di Gallipoli a vendere tutto quello che può servire per il mare, quindi caftani, cappelli, occhiali, palloni. Il carretto è pesantissimo, mi dice, e le ruote affondano nella sabbia, poi sotto il sole non è facile spingerlo, però lo devo fare. E io improvvisamente ho un flash. Qualche anno fa, nel giorno di Ferragosto, un amico mi trascina con la forza su un lido famoso di Gallipoli. Io sono sgomento per me stesso per aver accettato questo invito. Sacramentare per trovare parcheggio è poca cosa di fronte alle implorazioni che mando alle divinità davanti all'appoggio che ci attende. La spiaggia è davvero un girone infernale. Non si può camminare, ma che dico camminare? Non si può respirare. Gomiti nei fianchi, piedi pestati, sudore, per terra un manto di bottiglie e di birre di lattina, centinaia, migliaia di cannucce, musica disco sparata oltre il muro del suono. E il mare? Lì, tristemente saccheggiato e violentato da orde di corpi distratti che nemmeno lo guardano, rivolti come sono spalle al mare verso il bar, verso il DJ, verso le ballerine in alto, messe lì a sempiterna memoria che noi siamo gente che si diverte, baila, baila, basta avere il culo di fuori. E sul far del tramonto, quando qualcuno ubriaco si trascina via e le distese di birre appaiono più nette sul tappeto della sabbia, e scorgo un uomo alle prese col suo carretto.
Le ruote affondano nella sabbia, lui non riesce a spostarlo. È come se non bastasse, non ce la fa a procedere con le bottiglie che gli fanno da ostacolo. E sono infilate nel canale sotto le sue ruote, io lo vedo da lontano. Mentre ricordo quella scena, in quell'istante realizzo che era Mohammed. Nel ricordo mi avvicino, lui prova disperatamente a spingere, stanco per lo sforzo di provare a smuovere quel negozio ambulante, tutta la sua ricchezza. E non un solo ragazzo, non un uomo di tutti quelli presenti sulla spiaggia che gli vada incontro accanto a dargli una mano. Lo guardano tutti. Qualcuno tra i più intelligenti lo sfotte, gli ride dietro con la faccia da perfetto coglione, con l'occhiale specchiato, con Sex on the Beach in mano. Un cane. Un solo cane che in quell'inferno dia una mano a quel povero diavolo. E allora ci avviciniamo, io e il mio amico, gli solleviamo il carretto, lo spostiamo da quel canale dove sei insabbiato e lui ci ringrazia con pochi denti a forma di sorriso. Lo aiutiamo a rimettersi in marcia. Mentre il mondo distratto muove il culo al ritmo di musica, i piacioni muscolati ci provano ancora con l'amichetta seminuda, i camerieri al bancone si fanno un culo così per rispondere gentili al migliaio di bamboccioni che pretendono ciascuno di essere servito per primo rispetto agli altri mille. Vai Mohammed, vai. Vattene via da qui. Da questa spiaggia, da questa Italia, diventata come il mondo, un posto di merda, dove uno spot del governo ti accusa di togliere i posti di lavoro perché vendi contraffatto e alimenti la mafia. Tu che hai solo il tuo cazzo di carretto mentre la mafia, quella vera, siede in giacca e cravatta sugli yacht e se la ride di te, di me, di noi e di quel migliaio di giovani che ballano come nel migliore girone dell'inferno. Il girone di chi non vuol vedere l'inferno e lo scambio del paradiso. Ciao Mohammed. Enzo. Un applauso, grazie, molto gentile. Il mio amico Enzo ha perso nel 2018 40 e passa chili di peso. La sua forza di volontà è mirabile, la forza con cui ha raggiunto il suo obiettivo è stata disumana. Stima massima. Però è della dieta che voglio parlarvi. Una dieta fighissima, per lo più monoalimentare, che in soldoni significa che a intervalli regolari, per un preciso e lungo periodo di tempo, quotidianamente ti viene assegnato ad ogni pasto, colazione, pranzo e cena, un solo alimento da mangiare, uno solo, però a sazietà. Per esempio, a colazione cipolle, cipolle a strafottere, 6 kg di cipolle ma solo cipolle. A pranzo spigola, 47 spigole ma solamente spigole e nient'altro. A cena non lo so, cucuzze, una falara di cucuzze ma solamente cucuzze e nient'altro. Zero sale, zero olio, zero zuccheri, zero cazzi, insomma. Allertato dall'efficacia di questa portentosa dieta e di questo protocollo alimentare, anche io ho cominciato la stessa dieta di Enzo. Non capisco perché qualcosa non è andato per il verso giusto. Ho cominciato dalla colazione. A colazione pasticciotti. Solamente pasticciotti, nient'altro che pasticciotti. Sto cominciando a vedere i primi risultati, sto diventando come Enzo 40 kg fa. No, l'orario perché voglio tenere sotto controllo. Allora, breve questa. Vediamo se riuscite a rispondere. L'unico giocatore del Belgio, nemmeno un po' sudato, a cui non sia arrivato nemmeno un pallone, ma neanche uno, per sbaglio, è la punta. Lukaku. Anche quando è smarcato i compagni lo ignorano, piuttosto passano al portiere che a lui. Quindi mi sembra corretto cambiare il nome. Che dovrebbe essere? Lukaku. Perfetto, bravissimo, Nun Lukaku. Per la rubrica Swing, per la rubrica Terene Spinnare, oggi parleremo di un fenomeno diffuso tra i soggetti della specie umana di sesso maschile affetti dalla sindrome del capiano, ossia quell'afflizione patologica che lo spinge a spinnarsi le sopracciglia, appunto ad ali di gabbiano. Nella stagione degli amori, e qui ci starebbe bene un quark,
maschio del gabbiano, che noi chiameremo Jonathan in onore a Richard Bach e al suo gabbiano Jonathan, sente il bisogno di liberarsi in volo nello stormo di altri volatili, soprattutto di sesso femminile, provando a corteggiare di volta in volta la femmina che avvicina. Il corteggiamento può avvenire con gabbianelle, ma anche con altri volatili di altre specie, tentando la copula con pavonesse, quaglie, piccioni, soprattutto piccioni. E ci sarà. Il piccione piace e, affetto dal disturbo dell'immagine, Jonathan si blocca davanti alla femmina se prima di uscire da casa non ha spinnato le sopracciglia, convinto com'è che spinnandosi potrà apparire più macio e gradevole. Se l'estetista è impossibilitata a dargli appuntamento, Jonathan comincia a sudare forte. Il risvoltino all'altezza delle zampe gli diventa un pantaloncino, la cresta gli si ammoscia e comincia a girare su se stesso emettendo dei versi simili a quello della pinzetta che lo dovrebbe spinnare. Zac, 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 zac. Il TSO della sua estetista riesce a sedarlo e, dopo essersi fatto spinnare come un pollo, Jonathan, sentendosi ora un albatros, con le sopracciglia che producono il disegno delle sue ali, ringallonzisce e può mostrarsi alla passera di turno, anch'essa solitamente spinnata e culimpizzata. Ah, questa sì che vita, questa sì che estate, questa sì che libertà, spinniamoci! Cinguetta poi la sera, pavoneggiandosi in volo verso il nido, dove altri gabbiani spinnati lo attendono, ma guai! Se vede una delle femmine che ha puntato parlare o baciare o peggio ancora deporre con un maschio non depilato, comincia ad accusarla di essere una poco di buono, una gazza, ladra e amante del gazzo, che tra gli uccelli le gazze hanno una fama di essere molto in basso nella scala sociale. E io che mi ero pure spinnato per te, e allora dillo che ti piace il gazzo. E non sa che è lui, conciato così, con quelle sopracciglia, ad avere proprio una faccia da gatto. Ci c'è un intervallo qui. Ok. No. Novi. Controlliamo la patta. Bene. Ascesa, perfetto. Risveglio faticoso. Questa mattina mi fanno male le creste iliache, i fianchi come a Rocco Siffredi dopo 8 ore di altalena. E alla testa porto un cerchio grande come l'aureola di San Rocco sulla colonna della mia Gagliano. Mi levo dal giaciglio che già mi porto dentro e addosso i segni del sacro e del profano. Ed entrambi non sono gradevoli. Questa mattina non voglio vedere nessuno. Ed è per questo che non mi guardo neanche allo specchio. Nemmeno sentire voglio nessuno. Mi sparo su Spotify Paolo Conte, l'unico timbro basso grave che mi dia sollievo. Libero allora di recarmi dietro i miei occhiali neri in un bar, ma non il solito, mi conoscono in troppi. Oggi mi serve un bar sconosciuto, dove nessuno mi conosca, nemmeno la barista. Un bar dove nessuno entri e possa rivolgermi nessuna parola, nessun fonema, e a cui io debba sciorinare parola o falso sorriso mattutino. Il pilota automatico mi porta a destinazione. Un bar. Chiedo un caffè in tazza tiepida. La mia voce fonda. Grave, buongiorno, un caffè per favore. Sembro il doppiatore di Rocco Siffredi nei film che... La barista guarda, cela il sussulto davanti a una richiesta esposta con una così bella voce. Forse la scambia per piacioneria, ma in realtà è soltanto che non mi guarda conto. E mentre vado a fare il primo sorso, la tazzina è bollente, non tiepida, bollente. Callasso uno stozzo de muso a starti a prima mano. E mentre sono lì che castimo dentro di me, alle mie spalle sento stridula voce di donna attraversare l'uscio e l'aria e dedicare al bar intero, capocesimo solamente io alla barista, quindi è un vecchio che legge in un giornale, un entusiastico buongiorno, buongiorno, con decibel da Callas e la giovialità di Barbara D'Urso. Santo Rocco, che oggi mi hai concesso la tua aureola, proteggimi dalla voglia di voltarmi a guardare quest'oca giuliva e di sedarla con un netto potente au! Ma resisto, perché vedo che ritorna sulla soglia, penso mo se ne vane, può darsi, ah, meno male, sta se ne vane, niente, è al secondo sorso di caffè che la situazione precipita. Sento tirarmi il risvolto sinistro del jeans.
Sento la mia scarpa spostarsi e questa non è forza bruta, ma una costante, leggera trazione. Guardo giù. Ucane so. L'ucane so. Un pincher con un collare adamantino fosforescente ridicolo. E qui... Questo ammasso iperattivo si avvicina al mio jeans tentando un approccio, mi vorrebbe trombare, scambiando il mio polpaccio per chissà quale cagna, ma io so qual è la cagna, signora. Signora, accogliete un cane. Signora, accogliete un cane, perché sennò spiccia fiacca sta male San Rocco. Ma tu che sei il protettore degli appestati, a te questa mattina ho rivolto i miei pensieri sperando in un tuo aiuto. San Rocco, tu che sei sempre accompagnato da fedele cane, da santo patrono della mia terra natia, perché questa mattina proprio tu hai scelto me come tuo rappresentante su questa terra? E altro Rocco, quello più terreno e carnale, perché hai deciso di venirmi a trovare in fattezze di pincere questa mattina? Potevi scegliermi per ben altri sette e ben altre pose, no? E per ben altri buongiorno. Forse è proprio vero, oh! Ugane, se mi inallustrazzato, signora, cogliete Ugane. Intervallo. Assento Paolo. Allora, ci siamo? Andiamo avanti? Chi ci ha già pagato? Ok. Guarda quanti fogli degno. Feccale seco di mostrare qua. Allora, uno dei posti dove mi capitano spesso le maggiori disavventure sono i supermercati. Vado alla Conad, come si dice da noi. No? Che noi raddoppiamo sempre la finale. La Conad diventa la Conad. Supermacca, queste cose così. L'Uslu, ah, prima era Uslu, mo' è Asla. E sono lì in fila al supermercato, mercoledì dell'anno del Signore 2018, del mese di gennaio. Ho baldanzosamente trascinato con me fino alla cassa quattro fardelli di acqua naturale della più infima qualità, una marca mai sentita, tantomeno mai bevuta. Può darsi che te nella salmonella, ma non me ne futtunenti, perché non costa niente. Ho tentennato davanti ad altre marche a me note, acqua Fiuggi fa bene ai reni, ma tocca a te vini urene con traccati, quindi no. Uliveto, no. Cacciaxilella. Vita snella, non faceva mie. Poi ricomincia la Recum Eterna, Sant'Anna, San Benedetto, Santo Padre, Sant'Andrea, Sant'Uronzo, non mi interessano tutti sti santi, acque miracolose non ne voglio. E allora comincio a darmi delle frasi motivazionali, cioè mi dico: Marco, ma cambia, devi cambiare, perché guarda in faccia il futuro, devi preferire il passato, insomma, oh, vai tranquillo, catte di questa custanenza. Ecco, chi non rischia poi, sai come va a finire, rischia ogni tanto, rischia che poi vedi che se rischi almeno bevi, e va bene, catta quest'acqua. Scorrono adesso sul nastro tutte le altre vettovaglie comprate sotto la mano rapida e carnosa di questa paciocona cassiera. Siamo a 20 euro precise. Vuole il sacchetto? No. O ci traso con la carriola. Dammi un sacchetto, tengo 50 cose, ci metto mani, dammi un sacchetto. Ma siccome sono un codardo, dico sì, grazie. Voi vi ammalate quando non potete dire questo. Mo traso con la carriola. Quando voi non potete dire quello che veramente vorreste dire, vi ammalate. Quindi, no, non vi sto invitando a dire tutto quello che vi passa per la testa, ma quando è possibile, dici: no, no, bacchetto, che cazzo. Quattro casse di acqua di quella in offerta, dico io. E lei: oh, sì, 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 si affaccia, di quattro sono. Quattro, su, l'aggetto su quattro, dico quattro, va bene. Quattro, e ride, dico: che ci ridi, perché sta a ridi?
24,80 mi dice lei. Grande Marco, 48 litri di acqua a 5 euro, penso fra me e me. E poi mi dice, hai la tessera, no? E io lì sento come un amo che mi aggancia e solleva e mi appende le chiappe, mi va su per il culo, una voragine si apre sotto i miei piedi e mi ricordo in quel momento, sospeso in questo vuoto emozionale, che io già cappai un'altra fiata con l'acqua che stia in offerta, ma vale l'offerta solamente se hai la cazzo di Fidelity Card del supermercato, altrimenti il prezzo è pieno. E allora io mi dico, ma allora sono minchia proprio, allora non tengo la tessera, signorina. E come non la tieni, che l'altro giorno te l'abbiamo fatta? E se non la tengo, già ti ho fatto, non la tengo. E mo che vuoi fare, le vuoi comprare? Sì, te. Sì, aspetta, quanto mi viene? 29,60. E alt, non puoi stare via prima, che la sapia che non tengo la tessera. 5 euro di differenza? 10 euro per quest'acqua di puzzo? Signorina, lascia perdere, stavo mercato una cassa di acqua Fiuggi. Salve e buoni. Sempre al supermercato. Compro. O la facciamo dopo questa? Ma sì, dai. E decidi ogni tanto una cosa, no? Facciamola dopo. Allora, vi faccio questa, che si chiama Che cos'è l'amore? In questi giorni. Allora, per i presenti in sala, questo pezzo l'ho scritto in quei momenti in cui uno si lascia. Quando te lassi, lasciamo perdere come. Su quello avrete da dire molto. Ma il fatto è che te lassi. Quando te lassi, e soprattutto se sei lasciato. Sei come se. Cioè, sei. Devi elaborare il lutto, quindi. Quando ho scritto queste cose, chissà il mondo come mi sembrava che finisse, sensibilità estrema. Cioè, me la canzone l'ho fatta. Guardate come comincia, per farvi capire come i poeti, quando scrivi, non che io sia un poeta, ma immaginate i poeti che hanno scritto le grandi cose, che cosa hanno provato quando scrivevano certe cose. Io caso io, quindi, ho scritto, in questi giorni bui e inutili, pensano che. Subito. Dove la vita scorre piatta e rari sono gli slanci di passione. Per i più, proprio adesso che l'amore si cela agli sguardi degli uomini e in attesa di ben altre passioni vuole farsi stanare dal suo nascondiglio, io voglio parlarvi di amore, di quello nascosto, delle forme dell'amore. Una in particolare, quella a cui ho assistito poco più di un'ora fa. Davanti al mare ci sono soltanto io, la marina è deserta. Con una mano il vento prende a schiaffi il mio raffreddore, il sole con l'altro lo placa e il mare, agitato, mi mette le mani dentro il petto e mi sbroglia questo groviglio inquieto di voglie e desideri rimasti affacciati sugli scogli del cuore. Dalla parte opposta della rotonda, una ragazzina, pienotta, alta, sulla ventina. Da lontano parmi anche gradevole all'aspetto e nei lineamenti, normalissima. La guardo, mi guarda con l'aria di chi dice, boh, chi sei, chi lo sa. Lei è distesa sullo scooter, un po' come un amazzone che si riposi dalle fatiche, un po' come una deliziosa foca a bordo piscina al termine dello show. Allora io passeggio alla ricerca di uno scorcio di mare migliore e mi ritrovo più vicino a lei. Lei al mare dalle spalle, io mi chiedo come faccia a resistere e che cosa ci faccia qui sola, una ragazzina in mezzo agli schiaffi del vento, alla schiuma che quasi ci bagna. Poi un suono. Da lontano. Il suono è. E io mi chiedo,
cazzo è che vende cicoria a quest'ora in questa marina deserta? Ma il vento non mi dà alcuna risposta. Poi la voce si fa più forte, più netta, e capisco, non è più cicore, ma dice: amore! Mi volto, lui, lontano, arriva a piedi, rapper style, il cappello, catena di oro, jeans dei Pop, 12 nebbi a 10 digite, un duro. E a 2 passi da lei, a 4 da me, per la terza volta sento urlare, questa volta chiaramente, in perfetto tavianese: amore mio! Cui volete stare zitto? Che cazzo gridi? Non vedi che c'è gente? Gli urla lei. Ed è a questo punto che il vento si placa, il sole si oscura, le acque si ritirano, il tempo si ferma e la terra sospende per un attimo il suo moto di rotazione, e mentre la mia auto da sola si accende, passa dal parcheggio a prendermi, ancora ho negli occhi gli occhi di lui, intrisi di panico, e le sue ultime parole: e scusami amore! E mentre mi allontano guardo lei, il suo labiale, e par che dalla sua labbra si muova uno spirito soave e pien d'amore, che va dicendo all'anima: i morci tuoi sempre figure mi fate fare con i cristiani. Telefono. Ciao, sono Toby. Come posso esserti utile? Carissimo Toby, come stai? È un piacere parlare con un robot. Fantastico. Senti, mi passi un operatore. Ciao, sono Toby. Come posso esserti utile? Toby, passami un operatore. Ciao, sono Toby. Come posso esserti utile? Toby! Passami un operatore, vado in un acqua altri circuiti. Ho capito, vuoi parlare con un operatore. Bravo. Resta in attesa. A breve un consulente potrà risolvere i tuoi problemi. Ricorda che puoi risolvere i tuoi problemi anche su WhatsApp, al numero contenuto nell'SMS che ti invieremo, al quale devi mandare una mail al Compec segnando un tweet con il quale riceverai una notifica Facebook sulla pagina Instagram. Toby, passami l'operatore perché mi scoccio tutto. Ho capito, vuoi parlare con un operatore. Bravo. Squilla. Squilla. Buongiorno signore, ti avviso che questa telefonata parte per Roma mia. Se vuoi puoi chiedere di ricevere chiamata direttamente di Italia su una Samira, codice 14385366. Come ti posso essere utile? Signorina, passami il tornado, via. Epicasa, svendita totale per chiusura attività, entro, entro, compro un rasoio elettrico, l'unica cosa che era rimasta decente, mi avvicino alla cassa, vecchio, entra, buongiorno, tarifa a pagarli? No signore, mi dispiace. Paletta e tariti? No. Vasi di latte? No. E allora ci ha fatto di culo. Pago. Ho una maglietta blu uguale alla pettorina di quelli alla cassa. Pago. Mi avvicino per all'uscita, rientra il vecchio e mi dice: oh! Ma quai? Cessi, nataliti? No signore, li abbiamo finiti. Beh, e vaffanculo torna. Corpo. Poi dice che i vecchi non si sanno aggiustare le cose. C'è musica di questo? Azzurro, eh? Certo. Ah, l'uomo della maglietta.
Certo, assolutamente, vai sereno. Stai sereno. Drammatico. Drammatico, drammatico. Drammatico sofferenziale. In un solo posto. Non dovete mai portare con voi il cellulare. Accesso. Cattura la vostra attenzione per così lungo tempo che quando alla fine decidete di rialzarvi dalla porcellana è già in campo irreversibile una cancrena, una tetania agli arti. Voi vorreste camminare ma vi ritrovate distesi sul pavimento. Ve lo dico io che sono qui sulle mattonelle e devo trascinarmi sui gomiti fino alla maniglia se voglio uscire da qui. Siamo tutti figli di Android. Pubblicità. Vai, a occhio, improvviso. Un pezzo sulla coppa del nonno non lo tengo però. Allora, ti faccio il pezzo e entri nel pezzo. No, entra dopo, ok? Dedicata al dottore e alla dottoressa. I mal di testa non sono tutti uguali. Noi abbiamo studiato più risposte. Per il solito mal di testa fastidioso puoi provare Moment. Quando il mal di testa è forte, Moment Act. Contro il mal di testa da cervicale puoi provare Moment Doll. Contro il mal di testa da ciclo, Moment Act analgesico nella confezione rosa. Per il mal di testa da congestione nasale, Moment Xin. E non finisce qui. La collezione 2019-2020 continua con questi altri prodotti. Contro il mal di testa dopo che hai preso freddo alla cutetra, Moment Couch. Se hai preso invece a testate il muro perché sei disperato, Mome Dol Parec Plus con cazzafitta. Se hai mal di testa causato da logorrea altrui, Mome Lairut. E quando serve più energia e la testa è l'altra, Momem Toast. Sono medicinali che possono avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Momem Devau. Oggi che è giovedì la mia nutrizionista mi ha detto che mi è concessa una birra alla settimana. Se mi faccio due punti sto buono finché a ottobre dell'anno prossimo. Stop! Allora, nessun accompagnamento. Bevi, mesci anche a me per favore, gentilmente. Sì, si accomodati. Allora, questo pezzo è dedicato a tutti quelli che quando mi incontrano mi salutano con la parola caro. Peggio ancora, prego. Ce l'hai? C'hai il pezzo? Questo volevi dirmi? No, non ho capito. Hai detto che c'avevi il pezzo? Volevi dire che c'avevi il pezzo? No, e torna. Peggio ancora quelli che mi salutano con la parola carissimo. Allora. Amico che mi saluti con la parola caro. Caro è un meraviglioso aggettivo della lingua italiana per contemplare quanto qualcuno abbia a cuore qualcun altro. Il famoso muor giovane colui che al cielo è caro di Leopardi, ripreso da Menandro. Qualcuno che c'è caro è cosa antica. Caro poi lo si trasferisce dal valore al prezzo, per cui qualcosa diventa cara, perché costa. Ma io? Io intanto la pago già cara perché ho la mia personale condanna. Ogni volta che vado al supermercato la cassiera mi dice buongiorno caro, che cosa ti do caro? Busta caro? La condanna intanto è sentirmi chiamare caro da chi non si ricorda chi sono.
chi non si ricorda Gisunto e quindi mi dice caro. Catadotto significa ehi, un cazzo di chiavi. Oppure carissimo, che più o meno significa questo mi ricordo, l'ho visto qualche anno, ma non mi ricordo chi è, come si chiama. Allora, non mi dice che non si ricorda, mi dice carissimo. Allora, mantiamo le cose in chiaro. Ci non ti ricordi, è meglio mi dici, oh, non mi ricordo come ti chiami, piacere. E io ti dico, Marco Antonio Romano, altrettanto. Oppure ti dico, ehi, carissimo, ti dico, non si fanno queste cose. È meglio dire la verità. Io quando la cassiera mi dice caro, e mi dice, caro vuoi la busta? Già busta, va bene, me la metto un capo, me metto qua nudo, ma mi fuco qua, mi bracati mentre ero al supermercato, perché io non ti sono caro. Dimmi come ti chiami? Tu dico, mi chiami sempre Marco. Oppure non mi chiamare proprio, tanto come ne vuoi. Cioè, non serve prendere per il culo qualcuno dicendo caro. Basta dire la verità. E se qualche volta mi sentite chiamare qualcuno con la parola caro, sappiate che la sto dicendo soltanto nell'unico significato possibile. In latino. Perché in latino caro vuol dire carne. Frase udita a Taviano. Con questo caldo mi sto liquefando. Voi che state fando? Non è che i libri di grammatica si stanno putrefando, dico, no? Mia madre. Sì, capo, ieri mi ha fermata la Stefania che mi ha detto, sono stata a Taviano, alla Bagnona, mi ha detto di Gagliano, se io di Gagliano conosco Marco Antonio Romano, l'attore. Mamma, c'è sta Stefania? Ampula Stefania, non sai? Vedi che la mamma sua abita innanzi a lui questo qua, sulla via del Corretto Annuido, fronte alla questa qua, catenello come si chiama? Un negozio di questi qua. La Soru, del più cristiano Erto, che passa sempre di qua sotto a casa nostra, che te ne è sposata la figlia della Dora. Mamma, a Stefania o la mamma de sua e della Soru, de qui, la mamma sua? Che lo marito tiene la macchina verde, che lo vedi sempre allo mercato con Lucale. Mamma, su 20 anni che non è sul mercato gagliano. Sì, ne la sai, l'ampula Stefania, non sai, mamma non la conosco. Sì, ne vabbè, giù capito, è inutile che conto con te, non conosci Giovedì, va a fare quella mamma. Dai. Soft, bello, verde, grazie. No, lui, tu non c'entri niente. No, vai, vai tranquillo. Dolce. No, serio, serio, non di, non, serio, serio devi fare. Casi non taremo sordi e tempo, facciamo prove, così puliti, puliti. Mia madre mi ha insegnato l'ospitalità. Quando da adolescenti allo Stato Brado facevamo transumanze, io e i miei amici, e ci si incontrava a casa mia per studiare greco e latino, che poi puntualmente finiva con me che facevo imitazioni e gli altri che si pisciavano di risate. Oppure quando d'estate tornavamo al tramonto dopo una giornata di mare, affamati, pieni di salsedine sulla pelle, di sabbia fin sotto le ascelle, e così poi da grande, in qualunque occasione mi sia presentato a casa dei miei confidanzate, quelle poche che hanno resistito, cugini, amici, prossimi e meno prossimi, gente conosciuta un minuto prima, oppure sconosciuti che avevano bisogno di ristoro, di riparo, sempre dove c'era posto per quattro ce n'era anche per sei. C'era sempre qualcosa da mangiare, c'era sempre un letto da offrire. Tutti erano figli, affamati, assonnati e tutti belli. No, non è che lo facesse per ideologia, La sua intelligenza semplice, frutto di una mente naturalmente aperta all'altro e alla vita, faceva della cura un comportamento normale, della disponibilità una naturale disposizione, dell'ospitalità un dovere elementare, prima ancora che morale. E senza alcun giudizio, senza chiacchiere dopo che l'ospite era andato via, senza mai risparmiare una battuta, sfottò che è un vizio del DNA, ma senza mai recriminare o giudicare. Sorride, con quell'aria bonaria di chi, salutando sulla soglia di casa, crede davvero al quando vuoi torna, detto non per forma, ma perché davvero ci crede. Io so bene che spalancare le porte espone a rischi.
che affidarsi poi si rischia di rimanere fottuti, che dare tutto senza fare notare il valore si rischia che l'offerta la si percepisca per scontata, quasi un atto dovuto. Ma anche adesso che ho l'età buona per essere capace di scherzare con chi ha la metà dei miei anni, mentre ancora parlo alla pari con chi ha il doppio degli anni miei, ancora oggi io non so fare a meno di pensare che i limiti, i confini, siano necessari per capire dove finisco io e dove cominci tu, ma che in stato di necessità, o quando serve stare uniti, quando serve insegnare con i comportamenti a qualcuno che la lezione l'ha imparata, quando serve fare squadra, le porte sono aperte. Diversamente da lei, io ho imparato a far notare quando qualcuno dà per scontato che le porte siano aperte, però non nego mai quel gesto istintivo che porta ad abbassare una maniglia, ad aprire una porta. Diversamente da mia madre, io oggi guardo negli occhi il mio ospite, chiunque esso sia, perché non voglio fargli sentire che ci sono soltanto in maniera scontata, perché voglio che sappia che si fa così e che così dovrebbe fare anche lui. Quando poi però chiudo gli occhi, sogno un mondo dove non ci sia bisogno di guardare nessuno negli occhi per fargli notare che stiamo aprendo la porta di casa nostra, che noi dovremmo avere le porte aperte sempre e accogliere chiunque ad occhi chiusi, perché quando c'è bisogno il mio e il tuo diventa nostro. Ecco, vorrei un mondo così, bello, come lo vedevano e lo vedono gli occhi di mia madre, che mi diceva sempre: e dov'è il problema? Che nel dolore lei ha imparato a reinventarsi il mondo bello per come l'ha fatto lei. La zucchina o zucchino è una specie della famiglia delle cucurbitacee i cui frutti sono utilizzati immaturi, pensati e diffusa e commercializzata anche in Salento. La zucchina è detta anche cucuzza, a gagliano cucuazza, è frequente in estate sulle nostre tavole. Frequente, per la verità, è termine inesatto, perché propriamente d'estate in Salento c'è un'invasione di cucuzze a tutte votice zucchine, dalle più sofisticate boutique chilometro zero, dove ogni frutto, ogni ortaggio ha la sua carta d'identità, fino all'ape 50 dello vecchio Cadorna de Fore, con le mani sporche di terra, e Lucane Vaglio, Retolo Cassone. In Italia, nel Salento, tutti espongono, vendono, comprano, mangiano e usano cucuzze. Forti del loro bassissimo valore calorico, le cucuzze sono composte per il 95% di acqua, e ecco perché non sapete tenersi. Sono riconosciute molto utili per astenie, infiammazioni urinarie, insufficienze renali, dispepsie, enteriti, dissenteria, stipsi, affezioni cardiaca, diabete, insomma, se la vedi non li dai dolire, però pare che sia più efficace addirittura dell'acqua dell'Urtes. Inoltre è provato che l'azione delle zucchine sulla nostra pelle è molto benefica, già che favorisce la bronzatura, e siccome nel Salento tutti sprasamane queste fanno mulatti quando arriva l'estate, acci chiucata zucchine. Versatili in cucina, le zucchine abbondano nelle case dei salentini quando è tempo di cucuzze: coppe di zucchine lesse, spaselle di zucchine grigliate, vassoi di zucchine fritte, padelle di zucchine saltate, piatti di zucchine grigliate, tegami di zucchine trifolate, tiani di zucchine con patate. Risotto con le zucchine, pasta con le zucchine, sfumato delle zucchine, velluto delle zucchine, zucchine a colazione, a pranzo, a cena, giallistipi, in giallo frigo, tra la cantina, sotto il letto, qualunque salentino fermato dai carabinieri è stato trovato in possesso di quantitativi illegali di zucchine anche alla macchina, e quasi sempre sotto l'effetto di cucuzza in polvere. Utile anche nella cura del corpo, la cucuzza ha poi mille applicazioni: azione rilassante, zucchine a facce; azione stimolante, zucchine... Zucchine a casce, a camion, a vagonate! E dato che non vale a Nancy, per una indegna legge di mercato, la zucchina costa poco. Costo medio delle zucchine al chilogrammo, 10 centesimi al chilo, ma te damo noi a te 5 euro se ne porti la cascia. Capo! Poi le zucchine! Oh! Pide lo zucchine, lo zucchine! Sì, dammi lo zucchine, dammi, qua, dammi 3 euro di zucchine, ok. Questa le puoi fare a mille modi, sì, ne usaccio. Na, pi, na, minti qua, mi, basta, quante me le dai? Basta, non ti preoccupare. Oh, quanto viene? 3 euro, perfetto. Mi metti anche 2 fiori di zucca? Come no? Ok, quanto viene tutto? 35 euro. È il caso in cui si dice: mortaggi vostri. Bene, qui devi fermarti e ascoltare, se puoi o non puoi, fai tu.
Questo monologo si chiama La sega. Che stai facendo? Ah, sì. No, no, no. Eh? Vuoi, cosa ho capito? Goccia di vino, poi grazie. Allora. Grazie. Acqua. Questa mattina avevo proprio bisogno di una bella sega. Certe esigenze non le puoi controllare. Cosicché vado dai cinesi, termine che nel Salento non indica un'etnia, ma un posto dove tutto costa poco. I cinesi. Solerte, sentendomi nello spirito già un novello falegname, mi reco con passo eccitato come un gladiatore che vada a scegliere l'arma della pugna. Ma la mia pugna era piccola. Corridoio 6, quello della carpenteria e utensili. Passo in rassegna con attenzione chirurgica qualsivoglia arnese mi capiti sott'occhio, martelli di ogni fattura, cacciaviti di ogni dimensione, viti, chiodi, brucole, bulloni, dadi, pistole sparachiodi, tenaglie, chiavi inglesi, pinze. Poi su in alto scorgo un seghetto alternativo, lo prendo fra le mani, elaboro rapidissimamente il rapporto qualità-prezzo, lo ripongo. Non sono uomo da seghetto io, alternativo poi, no. Io sono tipo da manuale, poi ho proprio bisogno di una sega. Allora procedo, percorro lo scaffale verso destra ed ecco che d'improvviso si esaurisce l'oggettistica da ferramenta e comincia quella da bricolage. Stupefatto e incredulo mi dico che non è possibile che i cinesi non abbiano una sega, è un'antinomia, è una contraddizione per antonomasia, si sa che i cinesi hanno tutto e allora mi do dello stolto, mi dico che sicuramente sono io che non ho guardato con attenzione, allora ripasso in rassegna lo scaffale, ma niente. Irritato, fermo il primo cinese che vedo passare e gli dico, aspetta, mi serve un... fate qua... No. C'è una bella... Cose per tagliare ne avete qua? Forbici? Ah sì, di cucina giù per peli con le doglie dei trucchi. No, dico, no, 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 forbici. Maggior fare coraggio, dico. Tocca nella lingua, c'è da fare. Devo ignorare questa gente alla cassa, smetterla di farmi tante seghe mentali in questo caso e tocca nella chiedo, c'è da fare. No, amico, seghe, dico, seghe qua. Fulmine, avete qua seghe? E quando dico così, si gira ovviamente, puntualmente, ogni cazzo di cliente alla cassa. Compresa una vecchia che aveva comprato una canna da pesca, roba dei pacci. La vecchia mi guarda quando sente seghe, con la faccia schifata, e mi dice: ma guarda sti giovani di voi, senza ritegno proprio, ma io lo saccio, che vergogna. Come voglio con i dico, perciò dica te faccio le canne, vedi io, è logico, amico, è da tua. Dico, allucinese, una sega mi serve per tagliare un albero. Ah, per tagliare l'albero, dica, ti serve per tagliare l'albero, sega, tanta sega. E dico, sapia io. Mi accompagna sul lato corto dello stesso scaffale e mi si apre un mondo. Un mondo variopinto, multiforme, fornitissimo, di potentissime, indimenticabili, pluricromatiche, dentate seghe. Impugnatura perfetta, ergonomica, seghe dure come l'acciaio, non solo seghetti, segoni, sarracchi, di tutto, a 5 euro, costava le burbicca. D'altra parte, si sa che i cinesi sono marcati su tutto, pure sulle seghe. Per dire, se facciamo una cosa. Vi siete stancati? No. Oh, è la verità di dire. Perché 27 hanno detto no, ma ce ne hanno 184 che hanno detto, non hanno detto Nenzi. Quindi, bisogna... la maggioranza silenziosa è quella, tu a quelli devi parlare. Allora, dedico a loro, a quelli che non hanno detto né sì né no, questo pezzo che si chiama La Fesa de Sorta. Veloce, compà, veloce,
250 grammi di mortadella tra 10 secondi me la tagliati zin 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 zin. E io pensavo, minchia, ho sto bagnone dietro il bancone, ma guarda che efficienza. Poi dice che agli giovani non li corre con fatica. Dai, 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 ti serve altro, ti serve altro. Dico sì, aspetta un secondo, mi ragiono. Minchia, che ansia, ci te serve. Dai, ti serve altro, ti serve altro. Formica, aspetta, dico sì. 100 grammi di fesa di tacchino. Fesa, fesa, vai, fesa. Fum, fum, pa, pa. Manco spiccio di dire fesa. Una voce dall'alto in diffusione più forte della voce in aeroporto, più forte dell'UDJ all'Upraia, dice: si prega la gentile clientela di avvicinarsi alle casse perché il supermercato è in chiusura. E il DJ l'intero turbo un tacchino sta volava intorno. Bella fretta mi faccia 7 scontrini, tutti sbagliati. E intanto intorno a me tutti cominciano a correre, ma fucendo, camennea al confronto era uno che li servia a 6 rotelle. Ma fucendo, è una marescialla tatuata con la minnona per la fretta di andare per prima alla cassa, tuppa con Lucarello alla colonna degli Kinder Bueno e li fotte tutti in terra. In attesa alla cassa parto la busta defesa, 350 grammi defesa. E io non ho chiesto 100. Ecco, poi dice la fretta, no? La storia insegna che chi va piano va sano e va fa culo. A te è la fesa desolta. Il pezzo zucchine ed emorroidi non lo farò. Pregevole il consiglio che dilaga sui social: innamorati di te e sii sempre te stesso. Se però si cuiule non è il caso. Scusate, molte parolacce sto dicendo. Papà, tu che sei l'autorità morale, posso dirle? Porca troia, direi. Mi fai un... No, nemmeno un tappeto. Un tappeto. Immaginate quando c'è d'estate quello scirocco che ti dici ci buri a moglie, moglie, come dici tu a novembre, no? Boccheggio anfibio. Boccheggio anfibio, figura importante, cioè non mica c'ho l'acqua, mica. No, messugo. Sboccato. Ora che questa pioggia fulminea ha scoparchiato l'asfalto. E tutto il faugno poggiato in tanti mesi di carco di sole. Tra le nuvole finte bianche e le case di chianche, solo castime stanche. Esalo madonne nostrane, rovisto tramontane lontane, e ricordo frescure puttane. Scesi dalla bilancia, tornai a letto e me ne rimasi con gli occhi al soffritto. Stralcio della telefonata della signora che ha rifiutato l'appartamento alla ragazza foggiana. Cito: per me i meridionali, i neri e i rom sono tutti uguali. Io sono una razzista al 100%. Lombarda proprio di Salvini. Lei può essere fin qui da piccolina, ma per me conta quello che c'è scritto sulla sua carta d'identità. Lei è meridionale, non è svizzera. Di quello che pensa lei, sinceramente, non me ne frega un cazzo. La nostra ragionevolezza e educazione e moderazione ci impongono, verso la signora, in questo caso toni gentili e urbani, di assoluta comprensione, per cui una sola cosa ci sentiamo di dire alla signora: signora, fa con la mamma. Basta, non ne dico più, non ne dico più. La mantide religiosa, quark! La mantide religiosa, durante o dopo l'amplesso, uccide il maschio. Ne divora la testa, mentre gli organi genitali continuano l'accoppiamento. Ed è religiosa. E figurati già la zoccola. Ancora mia madre, pur essendo ormai un uomo,
piace fare. Non teniamo una cosa, ma... Pur essendo ormai un uomo fatto, che ne ha viste e fatte di tutti i colori, la mia premurosa madre, al fondo del suo cuore, ne sono certo, mi considera ancora il bambino di un tempo. Io, che nel tempo ho messo un freno a questo travisamento anagrafico che le viene spontaneo, occasionalmente non mi privo e non la privo tuttavia della gioia che può procurarci questa premura. Ultimo gesto, inconsulto, tanto non richiesto quanto gradito, come fosse frutto di una telepatia non infrequente fra madre e figlio, è stato l'avermi comprato delle mutande nuove. Mi servivano, io come facesse a saperlo non lo so. Stavolta però qualcosa deve essere andato storto nella scelta della taglia, perché d'improvviso non so se queste che mi tocco sotto il mento siano tonsille ingrossate o forse non siano piuttosto l'esito di mutande troppo strette. Eh no, secondo me non sulle tonsille, mamma mi ha pigliata la misura sbagliata. Mostra connanzi a occhio, eh? Questa la facciamo, dai. Allora, fumatore, in questo momento vorrei tanto fumare un sigarettone. Il maestro Daniele Vitali ha smesso di fumare. Pessimo gesto, non ho più nessuno con cui fumare. Scherzo, ovviamente. Allora, vado a comprare le sigarette, come tutti i fumatori. Hanno parte, hanno la bacchina delle ragale. Buongiorno. Benson gialle e Camel blu. Si sa che uno costa 4,70, l'altro 5,20. La tabaccaia lo deve sapere perché fa la tabaccaia. Lo dovrebbe sapere, ma non lo sa. Intanto cerca per interminabili secondi i pacchetti di sigarette perché non sa per giustarlo. Benson gialle. Signora, eccole. Qua, no, a sinistra. Ah, queste, sì. Camel blu, signora, di qua, sinistra, fuochino, acqua, fuochino. Per questo si chiama sali e tabacchi, perché tu sali e poi... Un panno di 10 minuti. Poggiati i due pacchetti sul bancone, la signora mi guarda e mi dice: e quanto bene? Signora, dico 4,70 e 5,20 fanno 9,90, no? Lei mi guarda con faccia scettica, come a dire: questo è minchia, stanno piano. Non convinta, prende il calcolatore con la sua tempistica, digita le due cifre, poi solleva, mi guarda con volto raggiante, come di chi abbia condotto la traversata attraverso il Mar Rosso e manco sa schiggiato picca picca di acqua, e mi dice: 9,90. Grazie signora, grazie. Rosso. La prossima è un po' più seria. La povera gente la riconosci subito. Sono quelli che camminano con una Vespa anni 80 rossa, con la vernice stinta, scorciata. E però la usano come auto, come autobus. Ci vanno dovunque, perché quella Vespa è loro. E loro con la Vespa vanno dappertutto. Arriva, come non arriva? Certo che arriva, questa pure a Lecce arriva. La povera gente sono quelli che hanno scarpe consumate su calzini di spugna, giubbotti cinesi su maglioni cinesi di nylon, pantaloni consumati in mezzo alle cosce, eppure una tasca bucata. Ma piccolo piccolo il buco, non c'è bisogno che me lo chiudi, tanto io il portafoglio lo tengo grosso, dentro il buco non cade. Poi lo tengo sempre nella tasca di dietro, al sedere, mo che ci penso, no, lascio il buco, non ti preoccupare. La povera gente sono quelli che non hanno auto, ma macchine di seconda mano, che amano.
E mo non riesco, come la caccio la macchina? Non riesco quello confesso, alla macchina a casa Daniele i sorti me la racconciare, però mi dispiace, non saccio, forse la vecchiaia sta a me con muovo dei chiui, però se penso che la giù portare allo scascio mi dispiace. La povera gente avviene sempre i capelli guzzati, ha il bettine sopra il commò, che io prima di uscire al mercato me lo devo fare, il capello, caccimo a dire la gente, e poi vanno allo bar, vanno tutte le sire, fumano quelle sigarette vecchie, le MS, le Future, roba così. E poi girano fra le bancarelle al mercato, che le sanno a memoria le bancarelle, pure i prezzi, però loro ogni sabato intraprendono sfidenti battaglie amichevoli coi venditori, con quelli che hanno le mani di terra, oppure quelli che vendono detersivi o formaggio o poltrone. E poi comprano quel giorno, tanto, perché quelle 50 euro me le ho conservate per sabato, che è giorno di spesa. La povera gente a casa che sanno di cucinato, di quel cucinato che impregna le tende, i muri e si mescola all'umido, ai mobili, che mo è parecchio che non pittiamo la casa, però mo che tengo due soldi me la devo rinfrescare. E poi hanno sempre un cortile, un posto mezzo orto finto, mezzo giardino, dove crescono piante coi fiori, coi vasi, qualche volta col quadro della Madonna o di Santa Lucia proprio sopra la Kenzia o in mezzo alle orchidee. La povera gente, quella che esce alla chiazza la domenica mattina, che guarda la chiesa e però non entra, parla con Dio, crede a Dio però a modo suo, che non c'è bisogno che vai in messa, tanto Dio, cioè Dio sa come stanno le cose. La povera gente che ha una pensione di un mese uguale a due ore di un qualunque primario. È la povera gente che passa la vita in attesa di un ospedale. Sì, che mo te mio marito, ma all'ospedale non sappiamo ci tene. Cali figli miei stanno pure lontano, ma mo cascino ne mi danno una mano pure io, purtroppo lavorano tutte e due, mo vengono, vedi, rimangono i miei, mo vengono. La povera gente sono quelli che in punto di morte non vogliono niente. Girano reparti, ospedali, medici, però si stancano presto. Tanto la fiata se muore. Vogliono soltanto tornare al loro paese, a casa loro, lasciatemi stare. Nel letto loro, lasciatemi stare. Sentire da capo i profumi dell'ultimo sugo, di guardare da capo le Kenzi, ascoltare i rumori della strada, del mercato. E la vita che continua. E pregare adesso davvero, senza scherzare, perché mo si fa sul serio, quel sacro cuore di Gesù e sapere che i figli prima o poi verranno, muovendo. E sorridere, come fa tutta la povera gente che sa che la vita è così. Per la povera gente è così, è un fatto normale. Vivere e morire. Che sa la povera gente che si resta soltanto nel cuore di pochi e nei ricordi e negli occhi tristi e belli dell'altra povera gente, quella come te, perché gli occhi della povera gente sono pieni soltanto di altri occhi uguali di povera gente. Io vi voglio bene, però su Facebook, profilo senza foto o con la foto dei cani o dei cuori, vive a Kingston, Giamaica, nata il 1 gennaio 1900, amici o tutti morti o tutti pakistani, foto della galleria in sequenza, cane, catto, cane, fiori, catti e fiori, fiori e cani, catto che dà il buongiorno, catto che dà il buon Natale, cane con lo cappello del Babbo Natale, cane che saluta mammasa, buona Pasqua, purgino, catto sulla spiaggia, fiori intorno, catto, ma che catto ne che diti l'amicizia, se non si capisce chi catto sinti. Antica Roma. Sottile prima, impudente poi, mi coglie una voglia di gelato, ma in frigo
e sulla tabella degli alimenti non ce n'è, non ne posso avere. Quando ero piccolo mia madre mi comprava ogni tanto la viennetta algida. Non ci pensavo da 20 anni, voglio la viennetta. Non ce l'ho, va bene il fondente. Spaparanzato come un ricco patrizio romano al simposio di un baccanale, in pugno con sole due dita il rettangolo di cioccolata, le altre dita distese, dopo averlo roteato sulla lingua, lascio che si sciolga. Viviamo, viviamo e amiamo. Questo è l'effetto che mi fa pensandomi nell'antica Roma. E allora, mentre sono lì che mi sgrullo con la fantasia e mi immagino ai fasti che reca con sé il mio nome, Marco Antonio Romano, e mi immagino improvviso di essere nella Roma Augustea, mentre sono su un triclinio vestito solo della mia tunica di lino grezzo. Io sono il triunviro Marco Antonio Lepido, e cazzo, c'ho mezzo impero romano. E guardo da lontano la mia Cleopatra, che in fondo alla sala regale cioccoleggia un po' con questi sacerdoti egiziani. Visti che camminano tutti de lato. Ma va bene, lo so che lei è fatta così, è carattere, scherza con tutti. Cioccoleggia, ma mi ama, non c'è problema. E poi non voglio irritarla. Quando si incazza diventa una vipera. Adesso la chiamo dolcemente e facciamo l'amore, hic et nunc. E se mi gira, domani le regalo un'altra provincia romana e baffo a culo all'Isle Sterzi Minuti. Mentre sono nel pieno della mia immaginazione, mentre sono lì che le mie mani sono sui fianchi della regina d'Egitto, e penso, questa è la volta buona che squillino le trombe, finalmente, citofono. Ma porco Zeus, ma chi sarà? Ah, mentre stavo lì che apro, una ragazza, carina, di più, incantevole, scura di carnagione, capelli lunghi, neri, bellissima, mi sorride. Cazzo, non ci credo, è Cleopatra. È Cleopatra, allora la legge dell'attrazione funziona. Adesso lei, come nei film, entra, mi bacia, mi butta sul letto, facciamo l'amore senza dirci una parola, e già che ci siamo, trombamus, trombas, squillabimus, tutto, non c'è problema, dai. Salve! Innanzitutto siamo molto felici di trovarla in casa, grazie. Come siamo, dico? Perché siamo? Eh già, è una regina, usa il plurale, maiestatis, poi me sciocca l'oculo. E sotto la tromba della scala, dal momento che al momento diciamo è l'unica cosa che tromba sulla scala, scorgo un'altra donna, un po' più chiatta, diciamo, che attende la compagna che sta davanti a me. Volevamo chiederle se lei ha idea di come andrà a finire il mondo, come vede il futuro. Che cazzo mi stai chiedendo? Non ho capito. Che cosa sei, un'indovina? Lei legge la Bibbia? Cazzo, questa è un'ebrea della famiglia di Abramo, questa è roba di Pompeo, però lei legge la Bibbia? Diciamo che ne do un'interpretazione mia quotidiana, molto libera, diciamo. La cito. Dobbiamo salvare la nostra anima, come dice Isaia nel versetto 24, capitolo. E comincia a parlarmi di capitoli, versetti, di salvezza. Io non capisco più niente. Lei non sa che io penso al mio sogno ad occhi aperti? Non sa che io me la stavo portando di là sul triclinio per farci l'amore tra un dio suo e un mio? Si mette la mano su un opuscolo, me lo mette in mano, l'opuscolo, e dice salviamoci. Ma porca mignotta, dico, possibile mai che una cosa vada per il verso giusto? Ma devo salire sull'Olimpo a fare due cazzo di chiacchiere con Eros. Dopo un quarto d'ora di monologo mi chiede con chi ho avuto il piacere di parlare. Dico, mi riprendo in quel momento la mia dignità di reggente dell'impero romano d'Oriente. Dico, mi chiamo Marco Antonio Meridio, comandante dell'esercito romano, generale delle legioni di Lindor, degustatore ufficiale di quadretti di fondente, ed avrà la mia viennetta in questa vita o nell'altra. Chiudo la porta, che in latino si dice claudo ostium, e non è il caso, cassa mia, naga stima. Oggi fuori dal supermercato mi ha avvicinato uno spacciatore. Mi ha presentato una confezione monodose, dicendomi se la volevo, 10 euro. Dicono, non faccio uso di sostanze. Ah, rifidate. No, ne dico, non ne vuoi. Ah, rifidate, l'ha giuperto. La castagna. Un pazzo, una castagna 10 euro gusta. Fatelo sullo sconto, se no tu dici.
Vabbè, so che siamo in finale, non vi preoccupate. Sì, moneciamo qua. Allora, a questo punto, questa non possiamo non farla. Allora, questo pezzo si chiama... Vediamo se riesco a mimarvelo un po' questo. Non so, boh, vediamo. Allora, questo pezzo si chiama Brancaleone all'autogrillo. A novembre siamo andati a Trento. Un tempo cupigliamo di 15 kg tra 10 giorni e andiamo tornando, niente di che. Lunga e diritta correva la strada, l'auto veloce correva. La dolce estate era già terminata, ma ancora sopra la penisola italica un soleone splendea che parea luglio, e tutti se ne ivano al mare, ed solo io e i miei compagni si era in autostrada già da 6 ore. Per l'afa si tracannava acqua e si faceva minzione ogni 2 ore. E come lo core, si sa, anche la vescica ha ragioni che la ragione ignora, così che io e i miei compagni facciamo ennesima sosta a un autogrillo dello centro italico, più o meno all'erta di Pescara. Orbene, smontiamo dallo pullman e a ginocchi stretti per l'urgenza delle rene che preme, corriamo verso l'ingresso, destinazione toilette. All'ingresso non v'è maniglia in sulla porta, s'apre da sé, recita lo cartello, col fallo non s'apre in nessun modo. E allora i miei compagni mi dicono che in questo caso è dopo agitarlo corpo, così la fotocellula s'attiva, vede che c'è qualcuno e dia il comando, e allora mi agito improvvisando un po', i muscoli raggrinziti, stiracchio e ancora nullo segno d'apertura, così improvviso una macarena e mosso a compassione, sesamo s'apre et lode sia Deo. Cerco un cesso di gravità permanente. Di arrivo mi chiudo porta a retro e senza avere ancora estratto nerchia dallo causo, fotocellula attiva lo sciacquone. Mingo, e mentre mingo, lungo e disiato riso m'appare in sullo viso. Poi, terminata la menzione, mi scanso dalla tazza e or che servia non v'è segno di sciapone, non v'è tasto per lo scarico. Deo dello paradiso, de novo deggio ballar come coglion da balera davanti a fotocellula, mi muovo in bughi bughi e finalmente l'acqua scroscia fluente e con essa caterva di male parole. E uscendo lo cesso sciacquiamoci le mani, sapone in sullo palmo strofino, mentre guardomi in sullo specchio, invecchiato son parecchio, porca mignotta dico, mi sfrego e schiumo. E quale cazzo è lo modo d'aprir l'acqua? Dunque, non v'è lo rubinetto, nemmeno v'è il pedale, poi però al centro del lavello scorgo ennesima fotocellula figlia di madre ignota, e allora passo le mani avanti e lei puntual mi ignora, le passo indietro, in alto, in basso, al lato, e il lampo se scinne una goccia di acqua, e Deo dello paradiso! Sono rimasto un piso qui con la schiuma in mano, non ditemi che anche qua dovrò inscenare ballo per aver grazia d'acqua, e allora mi fo coraggio e come Al Pacinca cieco afferra donna e balla sentendone il profumo davanti a fotocellula su mattonella improvviso un tango. Quando ecco che dallo Vespasiano accanto sento girar la chiave in la toppa e spunta di folco largo e irsuto che abbottonasi la patta e guardami allibito. L'acqua ora scroscia forte sopra le mani, cascata purificante, lavami le dita e i pensieri per la merdal figura orora fatta con lo bruto, lo quale prende l'uscio sconcertato, ma lascia dietro a sé striscia di orrore un fetore di merda fuor dello consueto.
un pestilenziale chimico sentiero e fluvio da cloaca che ingolfa millenari e rischio il vomito, qui incombe lo contagio, compagni, e pria che la peste attacchi il bubone io scappo dallo cesso, ho bisogno di aria, vomito, vomito, ma lunga e contorta correva la strada in mezzo agli scaffali, la chimica lebbra impesta tutto l'autogrillo, lui mi precede e inalo la sua puzza di merda e mi sovviene la canzone del cuccio da pavana, non lo sapevi che c'era la morte quel giorno che t'aspettava, arrivo alla porta d'uscita ed è già aperta, corro, mi infilo e sono al fine fuori, respiro a polmon pieni color ripiglio, dopo il silenzio soltanto è restato tra le fotocellule e le porte sull'autostrada, cercavo la vita ma ho rischiato la morte. Daniele Vitali. Mi fai un sottofondo molto, molto delicato, molto, è una poesia d'amore questa, tratta la mia raccolta Ossi di Pollo. Questa poesia si chiama Strappina. Sapete cos'è la strappina? La dormiti? A strappina, sapici gel? Ok, per i non, diciamo, quelli che non lo sanno lo capiscono da questa poesia. Strappina. Sta spiegando, Cristiano, giustamente, vai. Soft, soft il naso, no, soft, vai. Io muto, sono sempre diverso. Tu invece sempre la stessa, parli. Io muto, non favello. Tu sorda, non cogli il mio silenzio. E parli, parli, parli. Io ascolto, muto. Tu sorda, io provo a dire una parola e non mi senti, sorda al mio pianto muto. Tu mi parli addosso, sorda, provo a dire, mi interrompi, non mi senti, sorda, provo a darti ragione, non mi ascolti, sorda, sorda, sorda. Ma a questo punto perché coinvolgere soltanto sorda? Coinvolgiamo pure mamma te baffa al culo, mi faci puntare filo o no? Questa è in dialetto, chi non è di qua non la capirà. Dalla mia raccolta poetica Ossi di Pollo, la poesia Inquadarami di te. Sempre una cosa molto romantica, perché è una poesia d'amore. È d'amore questa, eh? Come se fosse Neruda. Come se lo facessi sotto una poesia di Neruda. Inturtigliati a me come edera a cipuone, inchianami addosso e crapentami di mozzacate e baci e di muffattoni a sguario, voglio una sarcina di amore, non rinunciare mai, lascia le tue mani sul mio bugico, scarassa la porta che mi porta a te e preserva nel tempo questa ciotta d'amore. Fammi spattarrare il cuore e scotolami via le fracaglie dell'esistenza. Ma non vedi, non vedi che tutto è una sciuscella. E noi, noi siamo cucuzze in un mondo di zanguni. Adesso prendiamo il bruscone e scopriamo che la pulizia è sempre importante. Grazie. Allora, devo scegliere, quindi facciamo un ultimo pezzo del 2019 e poi vi faccio pochissimi altri pezzi del 2020, ok? Va bene per voi? Vai, vai, scusate, ormai sta a punti, non è che devo, no, non è che devo a banne, ok, Magnoni, poi ci bacio dire, a me non è 1:15 è tardo, eh? Ma è 1:15 dopo. L'una me lo guarda, no, è 11 me lo guarda. Uffo, come io tocco, me ne torno in paese mio, no, quando faccio fare molto d'arte, mi faccio fare, lo sapevo io che andare per via.
un carrio cascignano, mea. Muto, durato, muto, due e tre quarti, muto. Allora, pezzo alla posta. Direzione posta. Pomeriggio inoltrato. Orario insolito. Ci vado a pagare una multa che non è mia, quindi con quella disinvoltura di quando uno sta entrando in tribunale ma non è l'imputato. Salgo quattro scalini, la porta si apre per virtù della fotocellula all'esterno. Dentro intuisco penombra, quiete. D'altra parte, chi vuoi che ci sia alle 4, alle 6 di pomeriggio alla posta? Chi ci... gente non ce ne può essere. Entro, pago, me ne vado. Gente, hai detto? Ha detto gente? Ma manco se era trasuti in trano campo di concentramento. Tre pareti su quattro dei blocchi in cui siamo stipati contengono un assembramento di uomini e donne poggiati, esausti, ciascuno di loro con il proprio bigliettino in attesa della chiamata. Gli sguardi dei prigionieri sono imploranti, le loro condizioni fisiche ancora buone, ma il caldo è eccessivo, i nervi sono a fior di pelle, il destino incerto peggiora le cose. Dietro gli sportelli, gli addetti allo smistamento lavorano con ritmi insolitamente forsennati, ma non sono sufficienti a smaltire il numero di prigionieri che implorano assistenza. Una signora, vecchia, sfolla, dai escandescenze, reclama di essere lì in attesa da un'ora. E baffanculo, quando cazzo tocca a me, tutti innanzi mi passano! Uno dei capo interviene sedandola, così che l'insofferente vegliarda è costretta a tornare a appoggiarsi alla parete. Essendo tutte le pareti e le sparute sedie già occupate dagli altri prigionieri del campo postale, non mi resta che sostare davanti alla porta d'ingresso. Provo a farmi sardina accanto all'ultimo prigioniero entrato prima di me, ma la superficie del muro che ho a disposizione è esigua. Se io e lui fossimo amanti sarebbe la distanza ideale per una bottarella volante, ma il tizio non è gradevole né nell'aspetto né nelle intenzioni, così mi ritraggo e devio. Stazionare davanti la porta d'ingresso è l'unica soluzione, se non che, senza saperlo, do l'avvio alla più feroce delle torture che il diabolico sistema dei campi postali ha messo in pratica, quello della fotocellula che si attiva ripetutamente ogni qualvolta scorga la presenza di un coglione fermo davanti alla porta. Mentre sono in piedi alle mie spalle, la porta comincia ad aprirsi e chiudersi ad ogni secondo. È un rumore metallico che cresce sempre di più, si amplifica e diventa ossessione. Sfribra la tenuta dei prigionieri accanto a me, esacerbando la loro insofferenza. Mi guardano, guardano le mie spalle come a dire: oh, la porta non bidi, lei spostati, non mi casa per chiude sempre. C'è che fare, adumamento, spostati, spostati, non c'è spazio, adumamento, non c'è aria, non c'è più niente. Soltanto la fotocellula che si apre e si chiude velocemente, nel tempo più breve di quello che Luca Giurato impiega a creare dal nulla una nuova gaffa. Qualcuno approfitta della mia paralisi per dire: ah, vuoi una morta? No, a duo, a duo, esso da fuori, a duo. E allora mi sposto, cerco salvezza a ridosso della linea gialla, quella della privacy. A varcarla senza diritto, i prigionieri del campo postale rischiano la prigionia nella sala torture del direttore e il marchio di coglione postale. La donna avanti a me, che è sulla linea gialla in attesa del suo turno, come il cane alla catena attende la scodella di Bocconcini, si volta a guardarmi con aria da mastino napoletano con le coliche e con... ragadi, un altro passo e so che mi morderà la giugulare. E allora mi fermo esattamente al centro, nel punto preciso e equidistante dalla signora e da quella puttana di fotocellula, il punto esatto che impedisce che si attivino e rompano il cazzo entrambe. E sono lì, immobile, e aspetto, rassegnato. È mai assegnato. Ora sono qui da più di un'ora. I numeri procedono lenti sul tabellone che ci assegna e ci svista. Hanno preso tutto di me. Le mie gambe non reggono più. Il ricordo di chi fui è ormai cancellato. Ricordo solo di essere arrivato qui per qualche ragione, ma... non la rammento più. Arrivai con la luce. Ora è buio. Venite. Venite a recuperarmi, vi prego. Vi prego, portatemi via da qui. Sarà facile per voi riconoscermi. Sono quello con la barba bianca che arriva all'ombelico. E poco più in basso, due palle sulle quali ormai sono seduto. Grazie.
visto che stiamo in Codogno, Udegno, non saccio più, ma non saccio. Ma tu l'hai Gesù. Ecco, non me l'ha dato. Oggi in un bar pasticceria la cameriera mi ha detto indicandomi dolci esposti in vetrina. Abbiamo pasticciotto, cornetto, poi c'è questo che è con la marmellata di codogne. Sono uscito in preda al panico gridando all'Akbar, all'Akbar. Abbiamo visto una coglionata così. Ma giù con Mosswalk. Veramente del 2020 davvero non so, non li ho mai fatti, quindi non so davvero che fare. Mo' faccio a occhio, poi ne facciamo. Questo... Dammi angoscia questa musica. Allora, ecco. Allora... Mattia, sì? Che c'è questa musica? No, non è gli angosciati, A modo giù scrivere un culacchio su questa cosa. Che c'è il tuo telefono? Tiesi? Nemmo tu DNA, ma non c'è un cazzo da fare, guarda. Non c'è un cazzo da fare. Ma tu guarda come siamo strani noi esseri umani. Quello sistema nervoso difettato. Tu devi andare in bagno, lo capisci dal fatto che ello, il sistema nervoso, nel bel mezzo delle cose che fai, ti lancia un segnale, una specie di pulsazione all'altezza della vescica, ti dice, oh, ehi, amico, devi fermarti, devi andare in bagno, pipì. Ma tu stai facendo altro, cose, non ti badi, dici sì, nel frattempo peggiori la situazione, ci bevi pure di sopra, Rocchetta magari fa tanta plin plin. E accade così che dopo un po' ritorna quella voce del sistema nervoso che dice, oh, ehi, compa, ehi, cesso. Pipì, successo no? Ok, devo andare in bagno, va bene, lo so, ma qui non ci sono bagni, caro mio, usa la tua versatilità, dico al mio sistema nervoso, per attendere ancora. Appena riesco, do soddisfazione alla mia vescica laggiù in basso, la testa è capace di rimandare così l'urgenza, approfittando dell'elasticità della vescica, e avanti così, di stimoli sempre maggiori e didatticanza altrettanto. In una danza tra il pretendere attenzione e il rimandare questa liberazione. Felice della tua capacità di tollerare questo bisogno, ti metti in macchina e ti dici, oh, ci rio a casa, prima cosa che voglio fare, voglio uscire il bagno. Mai frase peggiore. Arrivi, parcheggi e tu sai, cioè tu lo vedi, lo sai, che tra pochi metri di strada a piedi potrai essere libero, felice, ma è proprio lì il problema. Perché il tuo sistema nervoso te la face pagare. Per punirti, gli occhi vedono la porta di casa in lontananza e il tuo sistema nervoso dice sei a casa, ma tu ancora non sei a casa, cioè non stai ancora dentro il cesso di casa tua, però per gli occhi sì, gli occhi lo dicono ai veli che sussurrano, oh vai vai alla vescica, vai vai voi, no aspetta giusto vai, aspetta, quale tazza, aspetta aspetta, gli occhi dicono casa, a capo dice aspetta, allora tu improvvisamente cammini con le gambe strette per non fartela addosso, aspetta, non è meno, te canza 60 secondi, bene dai, lascia, aspetta, non aspetta, poi trovi uno che ti ferma e dice, oh quanto tempo, no aspetta, aspetta un secondo, e allora stringi quello che puoi stringere, ginocchia, glutei, sfinteri, mascelle, vai, devi cosa, sempre uno, pile, chi hai? Pescio, dai pescio, anche hai un citrasio. Le sbagli, sembri imbriaco, doppia serratura, ti pulsano le tempie, allora apri, chiudi, corri, apri la porta, vai in un cesso, mennea, verso la porta del cesso, la cinta non si è spunta, la zip non si è bacia, però vai, bene, 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 vai, è tutto un grande Big Bang, si confonde tutto, tutto in un attimo si fa chiaro, per la legge di Stellino, che stabilisce che la pressione idrostatica esercitata da una colonna d'acqua è pari al prodotto della densità moltiplicata per l'accelerazione di gravità moltiplicata per quanto si minchia, cioè per quanto tempo l'è trattenuta, i reni pompano come una diga aperta, la vescica castimando dice era ora, e quel getto spacca la porcellana che è la vera vittima delle nostre resistenze. A quel punto siamo felici di essere arrivati a tempo, quel tanto che bastava per farcela nei pantaloni. Però io non cantare una tazza nuova, però va bene. Morale della favola, ascoltate sempre il vostro sistema nervoso. Non trattenete le vostre emozioni, esprimetele quando le sentite. Altrimenti, a comprimerle, a ignorarle, arriverà il giorno che spaccate la porcellana.
mancavo qualcuno però. Adesso pensate a quando non si tratta di fare pipì. Prossimo. Adesso voglio scrivere due righe e destinarle ai miei colleghi maschi. Maschi forse sì, uomini non so. Colleghi però soltanto nel genere, quello sessuale, che ci accomuna, perché i comportamenti no. Quelli non voglio che mi accomunino, ai maschi a cui voglio indirizzare queste parole. Io con le donne ci parlo, ne conosco tante e con tante di loro parlo. Molte di queste riescono a parlarmi con sincerità, fidandosi che l'ascolto che ci concediamo sarà senza secondi fini. Altre faticano perché anch'io sono un maschio e sono state ferite dai maschi. Le donne mi dicono quello che fate. Mi raccontano del tenore dei messaggi privati che inviate loro, dei contenuti delle vostre conversazioni, di come tentate di approcciare, di come vi presentate quando sperate di abbordarle anche solo con un messaggio in chat, generalmente seriale. Nella virtualità di queste comunicazioni squallide, molte di loro ricevono, dopo nemmeno qualche frase scambiata di presentazione, la proposta diretta di un incontro destinato esclusivamente al sesso. In qualche caso fortunato, queste avance non sono corredate da una foto esplicativa di ciò che la malcapitata si perderebbe se non vi incontrasse. E non sono foto della materia grigia, evidentemente. Molto spesso, piuttosto, concedete loro la grazia di far vedere le vostre intimità come se non stessero aspettando altro, come se davanti a un cazzo esposto in foto loro dovessero cadere prontamente innamorate ai vostri piedi, spavando, infogliate, e venire a cercarvi per soddisfare la loro e la vostra sete di penetrazione. Il linguaggio è esplicito e contenuti altrettanto. Nessuno spazio per altro tipo di parole, sia pure riciclate da internet. E questo quando va bene. Perché accadendo con la mediazione in una chat, almeno la distanza impedisce un passaggio all'atto. Ma mi raccontano anche di quanto siete capaci di fare di persona, di avvicinarle con l'inganno e con la forza, e di provarci, indipendentemente dalla loro manifestazione di interesse, come se non avessero alcuna importanza i loro desideri, i loro... Io so di uomini o presunti tali che hanno messo le mani addosso a ragazzine e donne senza il loro consenso, convinti che in fondo una donna non voglia altro sotto sotto che di essere scopata. Perché si sa tanto che sono tutte puttane. Allora io mi chiedo come vi rappresentate nella vostra testa una donna. Mi chiedo se tra i vostri pensieri ne compare mai qualcuno che vi permetta di immaginarla come fatta della stessa sostanza dei sentimenti, dei desideri, delle emozioni che dovreste provare voi. Mi chiedo se siete consapevoli di che cosa possa significare per una donna, per una bambina, ragazzina, che non ve l'ha mai chiesto ricevere proposte oscene, foto esplicite, mani addosso. Deve essere davvero ben misera questa rappresentazione. Poco più che un oggetto. Forse i maschi fanno fatica a intuire quali possono essere in alcuni casi i danni enormi, qualche volta irreparabili, di un gesto violento, inopportuno, non richiesto, frutto di una irrispettosa e violenta presunzione di potenza, un narcisistico e sfigato voler dimostrare di essere maschio autentico, anzi, come si dice adesso, maschio alfa. Io non so quante delle donne che ho incontrato nella mia vita abbiano conservato di me un buon ricordo. Non mi assolvo, ovviamente, dalle cazzate. Avrò fatto anche mille errori, però spero di non avere mai compiuto mezzo passo che non fosse anche ben accetto dall'altra parte. Spero di non avere umiliato troppo. O forse, che se ne possa pensare, sono stato troppo al di qua di quello che le donne avrebbero voluto. Ma questa è un'altra storia. Però, per favore, le angosce del post-violenza, le cicatrici dell'anima, i sintomi indelebili nel corpo raccontano chiaramente che questa non è la strada. E se è vero che oggi il narcisismo esibizionistico a cui partecipano anche le donne, regalando un'immagine di sé più simile ad un oggetto, che soggetto della loro vita, può presentarsi come un'involontaria istigazione più o meno diretta, noi non dobbiamo avere la forza di mantenere altro che il rispetto che meritano. Non perché donne, ma perché lo merita un cazzo di essere umano qualsiasi.
perché poi alla fine la questione è tutta lì, riuscire a capire che l'altro, chiunque esso sia, al di là di quello che mostra, è sempre un insieme di desideri, di sogni, di dolori, un'amalgama fragile che ha bisogno di essere abbracciata, non violentata. Anche perché dopo la centesima che ti sei scopato, dopo la centesima volta che lo facciamo senza amore, resta nient'altro che la cenere di una sigaretta, troppo uguale ai sentimenti ridotti in cenere. Dove c'è gusto non c'è perdenza, ma troppe volte quando il consenso non c'è stato, quello che resta è solo il disgusto, lo schifo, il vomito, il senso di colpa, il fallimento per essere passate da puttane. E solo Dio e le donne sanno le lacrime versate che potevano essere risparmiate, che non sia preso per un posto ruffiano, perché altrimenti la prossima volta vi invito in qualche seduta di ascolto. Sarà molto bello condividere la stessa sensazione di umiliazione e di schifo per noi uomini, se ne saremo capaci. E forse allora saremo capaci anche di chiedere scusa. Finiamo così. A Sanremo ce ne sono stati tanti. Ma io ho scritto cose che manco io sa successo. Ah no, ok, allora no. Vabbè, mo non capisco io. Vabbè. I ricchi e poveri si sono presentati a Sanremo nel loro modo più bello, festeggiando il non so quale anniversario di carriera. E allora la voglio dedicare a loro e a tutti voi che vi sentite come loro, ricchi e poveri, ma soprattutto che io con voi ovviamente voglio dedicarvi questa canzone loro. Mi sembra il modo più importante per dire quanto possiamo diventare falliti come loro. Che confusione. La canto? Che confusione. Allora, così è la canzone. Vai. Decamo. Che contusione, sarà perché cadiamo, è lussazione che cresce piano piano, stringimi forte la fascia sul vaccino, se stringi bene sarà che non cadiamo, se stringo troppo poi mi manca il respiro e la dentiera si stacca piano piano, senza stampella chi se ne frega, chi se ne frega, tanto mica cantiamo e canto in playback si sa, se fuori tempo si va, tu parla cazzo perché il playback canta per me, se la voce non c'è, basta che nella canzone sorridi qui a ora sorridi con me, per dire che hanno cantato in playback proprio a Sanremo, capito? Cioè un fallimento più totale. Vi saluto con questa, che devo per forza fare, scusate se non l'ho fatta prima. Questo pezzo lo dedichiamo a tutti quelli che vivono una vita inutilmente grosso. Non so, metti quello che vuoi tu, quello che senti tu. Questo pezzo si chiama Antonio di Manduria. Vai. Antonio. Io questa mattina ho pianto. Non ho pianto per te, ho pianto per me. E anche adesso che scrivo quattro parole a cazzo, i miei occhi sono lucidi. Perché non ce la faccio. Perché non so niente di te, eppure ti immagino ed è più forte di me. 14 ragazzini liceali, buona famiglia, studenti di giorno, ben vestiti, cellulari, musica contemporanea nelle orecchie. Beh, loro per mesi ti hanno deriso, umiliato, violentato, picchiato, derubato. E dopo ore di agonia in ospedale, che ormai era troppo tardi, te ne sei andato. Uno che è il lupaccio del paese è bersaglio fin troppo facile per tutti. Il lupaccio è uno che se lo prendi per il culo è cosa buona e giusta, no? Che il destino del lupaccio qual è se non quello di essere preso per il culo? Tanto è un'offesa, è un sciocaretto.
E uno che non si merita niente, se no lo faccio è un oggetto che vale un miliardo di volte meno dell'iPhone, è una cosa di Nenzi, fracaglia, punnizza. Lo faccio, si dice, uno da conta cazzata senza senso, qualcosa come un cane randagio, lo faccio, è il giusto bersaglio per chi non è nemmeno animale, che gli animali un'anima ce l'hanno, pure bel nome. Lo faccio non è uno cristiano. E non è manco uno Cristo. E io, il video degli sfottò e delle botte che ti hanno dato me lo sono guardato. Ho sentito le tue preghiere che imploravano di essere lasciato in pace. E le risate di quegli sciagurati che registravano il video e le botte in faccia, nelle gambe. E il tuo rantolo disperato di animale trascinato al macello senza nessuna possibilità di difesa. Per paura ormai non uscivi neanche più di casa, una casa spogliata, derubata di tutto. Dormivi sulla poltrona davanti al televisore e lì ti hanno trovato, seduto a fissare il vuoto del muro. Il rettangolo del televisore non c'era più, rubato anche quello dei ragazzi. Stare nel martirio dei tuoi terrori quotidiani, sentire di essere preda della solitudine ogni minuto e avere per sola compagnia quella dei tuoi sciagurati aguzzini, questo bisognerebbe fare. Masticare ricordi di una vita passata e non sapere in quale negozio della vita si compra un po' di giustizia. Tremare di angoscia e caricare un sorriso dalla gente che passa. Semmai i 14 poveri sciagurati, quasi tutti minori, che ti hanno ammattito la vita potessero ricevere autentica condanna, dovrebbe essere questa la condanna del sentire. Sentire che cosa hai provato tu quando loro ti minacciavano e tu ti chiudevi in casa, sapere che cosa sono le lacrime di chi è già disperato e qualcuno gli regala altro dolore, che cosa sono i graffi sulla pelle o i pantaloni bagnati di piscio per la paura. Quella è la peggiore condanna. Sentire. Sentire. Perché siamo in un mondo che non sente più un cazzo di niente. Il pazzo saresti tu. I pazzi siamo noi. Ciao Antonio. Daniele Vitali, grazie a tutti. Grazie mille. Prima di andarvene, vi chiedo soltanto la cortesia di ascoltare i veloci ringraziamenti che voglio fare per questa serata, che per me è indimenticabile perché non era facile organizzarla per tante ragioni e invece siamo riusciti a regalarci un bel passaggio di vita. Vi voglio ringraziare veramente, tanta gente mi ha scritto, spero che non sia rimasto fuori nessuno. Ovviamente i primi ringraziamenti che voglio fare sono agli organizzatori, all'associazione, alla compagnia dei Lupi in Fabula di Arigliano, a cui va, spero, anche il vostro applauso perché ci hanno consentito di essere qui. Presidente, Nello, ma tutti gli altri amici, Anna Maria, che è il braccio, come devo dire, inarrestabile, ma Ilenia, tutti, Mariella, Rosanna, Serafina, Silvia, Gina, Mina, non so chi ho dimenticato, c'è Rosa, Vito, Gabriele, Michele, tanto tutti qua stiamo mangiando, mo ne incontriamo. Allora, voglio ringraziare da capo Gagliano perché mi ha permesso di ritrovare nel tempo altri amici, alcuni dei quali non mi sono mai lasciato, mai separato, alcuni agganci sono eterni, secondo me, se siamo bravi a trattare le cose con cura. Però ho ritrovato tanti altri amici qui a Gagliano e si sono impegnati anche loro per realizzare questa serata, che è soltanto la prima di altre che abbiamo in mente di realizzare, alla quale vi chiederemo di partecipare magari con la stessa presenza, con lo stesso entusiasmo. E il gruppo di amici che sono lì seduti, che ho visto prima quando ancora portavo gli occhiali, voglio ringraziare Federica e Anna Rita, che si sono spese per diffondere la notizia di questo spettacolo, ma poi tutti gli altri amici dei quali non faccio il nome, ma da capo li voglio salutare e abbracciare uno per uno. Poi voglio salutare Franco, che si è messo lì all'ingresso per
consentirci di ristorarci. Michele, che sta qui, ha fatto, non so se la diretta, ma sicuramente un video. Video? Tu hai fatto video, vero? Sì? Ok. Ha fatto il video. Voglio ringraziare Fernando, che ci ha recuperato delle sedie per chi oggi è arrivato e rischiava di restare in piedi, che mi ha anche fornito dell'ottimo vino. E poi devo ringraziare anche, lo faccio con molto piacere, aspetta, c'è anche Tommaso che devo ringraziare, giusto? Sì, Tommaso Ardito, sempre presente, la sua presenza diciamo che è eterna. E la sua disponibilità altrettanto. Poi c'è un Bellaria, solo chi sogna vola lontano. Grazie anche a Bellaria. Non vorrei che ce ne andassimo da qui mestamente, vorrei che ce ne andassimo con il sorriso, ma come diceva un grande attore quando chiude un suo spettacolo, dice: vorrei lasciarvi con un pensiero, e poi se ne va, come per dire speriamo che qualcosa si sia messo comunque in moto, se non nella testa, almeno nel cuore. Vi diamo appuntamento alla prossima serata, che noi porteremo qui, sempre su questo palcoscenico, Testardissime Esistenze, con Matteo Greco e Daniele Vitali, il 20 di marzo. Permettetemi di ringraziare ovviamente alla tecnica Enzo Esposito e Francesco. Ma tu dica, mi Esposito anche? Quello sono due Esposito, non parenti. Grazie a tutti voi, speriamo che la serata vi sia piaciuta, speriamo che abbiate riso e che abbiate anche un pochino pianto. Ciao!